Buonasera a tutti e benvenuti in questa live. Madonna ragazzi, ma la sera a tutti. Stasera voglio provare qualcosa di diverso. Benvenuti a tutti intanto. Buonasera. Bella Zebboni. Ma la sera esercito fiero. Un saluto a tutti e benvenuti. Allora, oggi sì, voglio fare qualcosa di diverso. Quindi non di BD, non stavolta, ma un gioco che molte persone mi hanno chiesto di portare su YouTube in live. Mi ricordo qualche mese fa feci un sondaggio e vinse la prima posizione questo gioco. È un gioco che in passato ho portato anche in video, video che sono andati molto bene, tra l'altro, e ringrazio tutti. Ed adesso lo voglio portare in live, dal vivo. Binonuv, come hai fatto a indovinare? Fortnite! Sì, certo, pensi, vuoi? No! Non è Fortnite, ragazzi, ovviamente, non può essere Fortnite. Non continui i killer su DBD? Sì, ma non ora. Ora voglio fare questo e poi vedremo il resto dopo. Dai, facciamo anche DBD, ma voglio iniziare con quest'altro gioco. Noi faremo, udite, un run... No, secondo me in pochi se lo aspettano. A Welcome to the Game 2, perché veramente è un gioco che mette tensione, no? Visto che piace molto, molto Monstrum, quella tensione che crea Monstrum, beh, io penso che questo gioco crea ancora più tensione rispetto a Monstrum. È molto più difficile, è molto impegnativo. Io non sono mai riuscito a finirlo, sinceramente. Non ci sono riuscito per poco, però. Non ci sono riuscito per un soffio verso la fine, perché devi essere veramente quasi un hacker nella vita reale. Allora, avviamo Welcome to the Game 2, impostiamo il titolo su Twitch, perché sennò ci frustano. Allora, aspetta un attimo. No, perché molti mi hanno chiesto Welcome to the Game 2, ha vinto il sondaggio, ma poi ho deciso di fare altro comunque. Aspetta, giusto, prima di iniziare però vi devo far sentire una cosa importante. Ansia manetta, no, veramente, questo gioco, ragazzi, provoca veramente ansia manetta. E adesso chi non lo conosce capirà perché. Chi non lo conosce capirà senz'altro come mai dico questo. Allora, apriamo un attimino Stream Labels, così leggo le robe. Ho la chat aperta. Ah, giusto! Vogliamo parlarne, qualcuno si è lamentato per il fatto che do priorità alla chat dei sub. E che dovrei fare? Dovrei fare il contrario? Cioè, ragazzi, io mi sono anche sprecato a fare due chat, ora no, ma non è giusto che dà priorità alla chat dei sub, no? Cioè, ma siamo impazziti. Buonasera Mike, buonasera Bifcotto, buonasera Manuela e anche a tutti gli altri, naturalmente. E grazie a Giorgio per i 100 bit che ha tifato in onore di Welcome to the Game 2. Sono contento che apprezzi la scelta. Allora, mettiamo Welcome to the Game 2 e non mi esce il suggerimento. Vai. Perché sennò quelli di Twitch dicono non hai cambiato il gioco, non va bene. Ok, ora il gioco è stato impostato. È tornato Binonuf con i 100 bit, grazie ragazzi per i cheer, grazie. Ora iniziamo, è un attimo solo che l'imposto qua, l'ho reinstallato proprio ora di fresco, Guarda, un giga di gioco. Devo
devo impostare, lo smoothie gold, devo impostare la modalità leggermente censurata apposta per Twitch, perché se non la metto... Aspetta che devo impostare la schermata del gioco. Eccoci. Eccolo là con la maschera fiera. Rinza, rinza, quando la stappi ti si sdunza. Ti faccio il dance, ti faccio il dance, dance. Allora, mettiamo il V-Sync, ok. Nudità off, perché altrimenti Twitch fa cosa? Ok, è su off. E Vince, rinza, rinza. Un bellissimo gioco, è bellissimo forse. Override, sì. Bellissimo forse è leggermente un'esagerazione, però è un gioco interessante, mette un sacco ansia e credo che sia adatto alle live. Io credo sia azzeccato. Grazie Ibridon 94 per il CR, grazie dei 100 bits. Tu sei Clint Edwards, un investigatore, reporter per una delle testate giornalistiche più famose. Sta investigando la scomparsa misteriosa e degli omicidi legati al deep web. Stai lavorando in modo profondo nel tuo caso e stai per fare una grande scoperta in merito, ma poi tutto d'un tratto ricevi una chiamata da una persona poco aspettata. Tradotto così a grandi linee. No, il tutorial non mi interessa, io so già cosa devo fare più o meno. Allora, io ringrazio Crash25 per il Prime Sub, Embrylex per il Prime Sub e Matthew Siesto per il Prime Sub. Benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Anche Andy, benvenuto anche a te nell'esercito degli Ace Gamer. Allora, noi siamo qua, devo andare di fretta, prendiamo la torcia. Questo è un gioco dove se la batteria della torcia scade, sei completamente al buio e non la puoi ricaricare. Buonasera Chrysness. Una nuova entra e vede la tua chat, non la legge mai, magari pensa che sia uno che non legge mai la chat. Hai ragione anche te, ma basta leggere in alto a destra, c'è la sezione apposta. Ora, io dovrei... Sì, io... Allora, mettiamo... Devo subito comprare il pacchetto. Com'è che si faceva? Apriamo le note intanto, mettiamole qua. In questo gioco devi guadagnare dei crediti per comprare le robe che ti servono. Non ha su Shadow Market. No Adam, non mi interessa. Allora, offline, devo collegarmi a una rete wifi, a quella libera. Poi devo comprare il remote VPN per farmare i soldi. La prima consegna è gratuita, mi pare. Com'era? Mi sembra, se non ricordo male, la prima consegna del remote VPN era gratuita, quindi devo scendere a... Serve questo? Sì. Devo scendere a recuperare il pacchetto, mi pare. Mi pare che era così l'inizio. È da un po' che non ci gioco, è dall'ultimo video che non ci gioco, quindi mi devo ricordare un attimino le cose da fare. Ma era di qua. È difficile questa, eh. È difficile. È un gioco abbastanza impegnativo. Poi c'è da fare i piani giù. Ora dovrebbero consegnarmi il pacchetto con il primo remote VPN per cominciare a farmare la criptovaluta che serve per comprare l'attrezzatura. Perché se no non sopravvivi, sopravvivi mica. Cioè devi trovare i codici nei siti per sbloccare l'accesso al dark web e salvare la tizia lì. Ragazzi, la cam domenica. Grazie Ramnix per il Prime Sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Allora, questo gioco poi tra l'altro richiede molta concentrazione, farò del mio meglio ma non sarà facile. Sì, bravo, arriva il drone di Amazon, eccolo là. Senti, sembra una zanzara. Dov'è? Eccolo, con l'Amazon Prime arriva, paga. Prendiamolo e torniamo indietro. Abbiamo recuperato il nostro primo remote VPN. Grazie Emanuela per i 100 bit. Grazie mille per il CR, gentilissima, veramente, lo apprezzo. Dovrò
avrò bisogno di tutta la tifoseria possibile qua, per riuscire a vincere, perché non è difficile di più, è vera- no, è perfido, è perfidissimo. Io non so se, io non so quanti di voi hanno visto il video su YouTube, ho fatto due video su Welcome to the Game 2, quindi chi, chi ha visto il gameplay sa bene quanto, quanto sia perfido il gioco. Ora io mi sono scordato, qual è il mio piano? Qual è il mio piano? Oh madonna, non mi ricordo più. Madonna. Argon the Element, grazie per il tuo tier 1 sub, molto apprezzato e benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Mi sa che ho sbagliato piano, vaffanculo. Eh sì. Grazie anche a te Emilio Spin 93 per il Prime Sub, benvenuto. Ora, qual è il piano giusto? Non mi ricordo qual è il piano giusto, era il 6? Grazie Shibe P670 per l'euro 75. Welcome to the Mans 2, serata zebbone. Qual è il piano giusto? Era il 9 forse. Ogni tanto arriva la SWAT. Sì Edoardo, ma la SWAT arriva se non scambi wifi abbastanza velocemente. Se tu scambi sempre wifi non arriva. No, è più su, capito? Madonna, troppi piani però. Mi sa che era il 9 o l'8. È questo. Perché dove è accessibile la stanza sul lato qua è il tuo piano. Quindi il nostro piano è l'ottavo piano, vai, ok. Devo ricordarmi le basi, ragazzi. Mi dispiace, ma sono un po' di mesi che non tocco il gioco. Siamo in 700 fieri, madonna, subito poi, eh. Qual è la mia stanza? Ma porca puttana, qual è la mia stanza? Bestia. Quindi l'ottavo piano, numero... numero 803. Ok, mi chiudo fuori. La torcia veramente va usata a risparmio. Allora, devo mettere, no, devo mettere il remote VPN. Eccolo qua. E lo devo piazzare. Com'è che si faceva? Com'è che si faceva? Mannaggia. Come si fa a raccogliere la roba? Cliccando. Oh, all'inizio sarà un po' di merda perché devo trovare un punto verde, perché praticamente se tu lo piazzi in un punto rosso o giallo farma, ma farma pochissimo. Cioè il rosso mi pare farma quasi nulla. Quindi devo trovare un punto buono. Il giallo non è, non, non è buono, non è sufficiente. Sennò farmi troppo lentamente i crediti e ti ammazzano, non fai neanche in tempo. Proviamo qui. Benvenuto Filippo Festici e Spinone 9502, benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer, grazie per il Prime Sub. Lo so sì che si vede poco qua, ma non, non ci posso fare niente, proprio così. No, qua è tutto giallo, non è un buon punto qui. Perché a volte è verde qua fuori, va a random comunque. Cioè ogni run che fai le posizioni buone cambiano, non c'è un punto fisso. Purtroppo non c'è un punto fisso dove prende bene. Vediamo se chi prende. Anche qui prende. Qui non prende. Ecco qui prende. Bene, lì prende. Ottimo. Cioè ottimo, oddio. Ho perso un po' di tempo, ma vabbè. Ora la prossima cosa da fare è cominciare a scavare nel deep web alla ricerca di siti. Però devo sempre scambiare wifi, fare vari magheggi simili. No, non clicca là, madonna. Oh, allora. Dov'è che prendo il primo? Ah, devo andare solo sulla casa. Allora, questo gioco, per chi non lo sa, funziona nel seguente modo. Tu devi setacciare le varie pagine web, come The Pix. C'è nulla qua. C'è manco un link. Aspetta. Possibile che non ci siano link? Perché non ci sono link? Ah, stavo per dire, ma da dove sono i miei link? Allora, devi setacciare tutti questi siti del deep web per trovare dei codici nascosti. Quando li trovi, li devi segnare su questo taccuino. E quando arrivi a, mi pare, non so se erano 8 o 10. Quanti erano i codici? 10 o 8? Mi sa che nel 2 sono di meno, non mi ricordo. Che palle, devo leggere la guida. Aspetta, dov'è?
Vaffanculo. Comunque devi trovare dei codici e poi inserirli qua nel Noir Tunnel, qua. Li devi scrivere per accedere alla pagina nascosta. Ed è un casino. E mentre lo fai ti arrivano a fare Mans? Grazie dei 5 euro Imerin 22. Cominciamo, va. Buonasera Zeb, mi dispiace non averti potuto donare niente nelle scorse live, ma figurati. Ti ringrazio per farmi sorridere. Anche quando non sono proprio di ottimo umore. Buona live e buona fortuna con Welcome to the Game. Questo gioco fa incrudelire, sì. Ecco, già iniziamo male, eh. Qualcuno è stato rapito. Ora vediamo di trovare dei codici. Qua non sembra esserci nulla. Se scrivo qualcosa. Ma perché a volte si fa così, esce il codice, tipo, no? Ci sono anche delle zone cliccabili nascoste a volte. Quindi devi cliccare in giro. Se la freccetta diventa una mano per cliccare, no? Col dito alzato, vuol dire che c'è un link. E poi, infine, devi controllare anche il codice sorgente della pagina. Vedi qua. Vedi se c'è un coso. Un codice. Pare non ci sia. Comunque, se voi vedete un codice, per caso fatemelo sapere in chat, perché sennò qui si invecchia. No, qui non c'è nulla. Comunque la porta va chiusa a proposito. No, la porta va chiusa. Vedi così, così se viene Pietro Smusi. Siamo preparati, diciamo. Ah, giusto, poi devo far così com'era. Devo cominciare a craccare con Skybreaker. Com'era Scan? Oh, mi ricordo i comandi. Web. Ma quali sono i comandi? Scan. Non lo fa. Ah, ok, scan. Perché se tu rimani sulla stessa rete wifi, arriva l'FBI poi. Arriva l'FBI, anzi, fammi spostare questo. Mettiamolo qua. Colleghiamoci a quest'altra rete libera. Perché se non cambi reti, poi ti beccano, eh. Dossa la live. Benvenuto Ronel 3344 M Pollo Red, grazie del Prime Sub. Benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Ok, ha trovato due reti. Due reti. Allora, come si faceva? Crack. Oh, che palle. Madonna, è veramente. Cioè, devi scrivere a mano tutto e poi. Questo è un gioco tremendo, eh. 8. Com'era la porta? CH è 8. Che palle. Ma è giusto il nome o sbaglio? Ma è giusto o no il nome? Boh. No. Mo. Provo questo. Altro che tifoseria qua. Ci vuole un miracolo, Cristo. Ma scusa, il nome è quello. Ah, non devo mettere il nome, devo mettere. Ho messo quello, sbaglio. Cioè, scusa una cosa. Cioè, è quello il nome, no? Com'era? Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, Cristo, non lo fa. Comunque io non mi ricordo come fa sta roba, sinceramente. Com'è che si faceva? Boh. 8 1000 Help, come si fa? Come Cristo si fa? Allora, network ID channel open port. Quindi BSSD, io l'ho scritto e non me lo fa. Non me lo fa.
Cioè, scusa una cosa, io faccio app, crack. Adesso bussano sì, ma se lo scrivo bene il nome non me lo dà, oh, è un gioco di merda, abbi pazienza. AW 4G 7G. Cioè, quello è il nome, 4G 7G 37, se non va, oh, Alt F4 29 0 1000. Could not find the network. Ma è quello il nome. Cioè, è quello. È que cioè, guarda, guarda, è quello. So che dire. Vabbè, oh, lascio così, ti devo dire. Quanti soldi siamo? Se non posso cambiare la rete, però perdo. Vabbè, ah, perderò. Ti devo dire. Non me lo hackera. Gioco del cazzo. Vedi, vedi. Questo è il motivo per cui non lo porto in live. Perché non si capisce un cazzo. È tutto un gioco. Io non me lo ricordavo così complesso, però, eh. Boh, non so come fare quella roba. Quindi mi sa che come minimo verrò arrestato dall'FBI. Qui ancora non ci bastano i soldi, sta a 11. Pazienza, oh, non me lo fa, non me lo fa. Non me lo fa, qua non ci sono codici, quindi torniamo indietro. No, ma non me lo fa proprio. Comunque se muoio basta, non faccio un altro run perché è un gioco un po' del cazzo, cioè non funziona nulla. Cioè faccio una cosa per bene, giusto, e non hackera la rete, vabbè. Cos'è questa roba? Qualcuno ha cagato nel vasino. Vediamo se c'è un codice qui. Non mi risulta. Vediamo il codice. Eccolo qua! No? Sì, ho trovato il link. Attenzione. Attenzione, ho trovato il link. Questo è un link alla Deep Wiki 2. Quindi ho trovato il link alla Deep Wiki 2. Annotiamolo qua. Quel link serve per entrare più in profondità nel deep web. Ovviamente non è la destinazione finale, però è un primo passo importante. La Deep Wiki 2. Però mi sa che muoio perché non so hackerare le reti wifi, Cristo! BSG Ervita e Massi BG. Nomi strani però, eh. E Shishburro, grazie a voi tre per i Prime Sub e benvenuti. Malasera voi. Malasera voi, malasera voi. Niente, non c'è il codice, però vabbè, c'era il coso, c'era il link, bene, bene, bene. Penso sia acido per distruggere cadaveri, è vero, acid disposal. Sepoltura di un cadavere. Ti spiega come seppellire il cadavere. Qui metti l'animale e giù metti il cadavere. Ah, quindi è per seppellire a fregarella, dici. Quindi prima metti il corpo della persona. E sopra quello dell'animale per dire no, guarda che è un animale, non è. A rinzarunza, quando la stappi ti si sdunza. No, però non sembra esserci altro. No. Ora, qua ragazzi, problema 1. Se nessuno mi spiega come hackerare queste reti, io perdo per forza. Perché dopo un tot arriva l'FBI, capito? Dopo un tot arriva l'FBI. Io non ho ancora combinato niente. Cioè, sì, ho trovato un link, ma se non mi metto a. Sai cosa dovrei comprare? Dove Cristo è il mercato delle pulci? Il hacking là dove Cristo è? Perché ora mi hackerano, capito? Devo comprare. Dov'è? Dov'è? Che palle. Ecco, backdoor hack. Se tu compri questa roba e ti hackerano, se risolvi il problema dell'hackeraggio, guadagni un po' di soldi. Quindi io dovrei comprare questi. Ma purtroppo è così, è un casino. Grazie Giorgio per l'euro di prima. Bellissima idea del gioco. Mi piace molto la rotazione dei giochi e dei generi. Tieni presente anche Don't Play with Dolls per dargli uno sguardo. Ora il problema è che non mi riesce proprio a fare sta roba. Se io faccio scan, mi trova le reti, ma poi non so. Non so come hackerarle. Non mi ricordo l'input. Vedi, mi trova queste. Se io faccio crack.
Il nome è quello, no? 0F ZWWS, no? E faccio 3000, no? No. Cannot connect. Vabbè, ma ha rotto il cazzo, dai. Come si fa? Come Cristo si fa? CH cos'è? 3, no? Port. Ah, ma era probe. Dovevo fare probe, è vero. Allora sono stupido io. Ragazzi, non mi ricordavo. Era probe, sì. Non ho giocato da tanto tempo a sta roba. L'ho detto mille volte, lo so. ZWWS 0000. Ecco come si faceva. Oh, vaffanculo. Dio! Dio bravo nei cieli. Oh, fallo! Madonna! Ah, da 1, non da 0. Madonna. Sì, va bene. No, scusa, eh. Oh, Cristo. Ce l'ho fatta. Oh, ho iniziato a scannerizzare le cose per craccare. Il capo ti cracco ora. Mi sa che è arrivata la polizia, eh. Carabinieri? No. No! Madonna! Ho preso un colpo. Chiudi la porta, chiudi la porta. Tanto la sfondano. Grazie Simi 799 per l'euro. Grazie della donazione. Gentilissimo da parte tua. Ciao e buona live, Zeb. E grazie Cibelpo 670 per i 1000 bit. Ammazza che cirone. E grazie per il Prime Sub Hammerame. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Allora, qui sta ancora scansionando la porta. Proviamo Father Donald, va? Father Donald Trump. Ah, è stressante sta roba, è molto... Ok, sto sito non risponde, perché... ora arriva un flashbang se non mi muovo. Insomma, sto coso. Ah, finalmente... Ah, crack. Com'è la crack? 659. Dai! È quello, no? Il CH è quello, no? È 3. Porca puttana di leva marcia. 659. Oh, ok, sta craccando la prima rete wifi. È bello che è una rete di merda, fosse buona. Ok, spioncino libero. Sì, qui devi fare multitasking. Proviamo questo. Madonna che stress, oh. Niente, il sito è giù. Stanno addossando i siti. Arriva Pietro. Ah, grazie del Prime Sub V Kalos. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il Prime, veramente, lo apprezzo. Apprezzo tutti i Prime. Allora, qua siamo a 17,99. Per l'altro VPN, per farmare di più, devo arrivare a 25. Quindi manca ancora un pochino, vedi? Perché qui più ne hai di questi qui e più guadagni, ma viene 25, costa un po'. Poi, tra l'altro, la seconda volta che scendo nel vicolino, devo rischio di essere ucciso dallo squarcione. C'è Pietro Smusi con la maschera, con la mascherina da chirurgo che mi vuole ammazzare. E grazie Kranos 96 per il cheer, grazie dei 100 bit. Diamo il benvenuto anche a God Thunder 87. Oh, finalmente. Aspetta che mi scrivo God Thunder 87 e Mega Opti. Benvenuto. No, Cristo. No, no, no. No, 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 ti prego. Non ho spento la corrente. Devi risparmiare la torcia il più possibile. Accendiamo la corrente. Torniamo al lavoro. Mi era venuto un colpo, non ve lo nascondo.
Ai ai ai, chiudi la porta. Vai. Devo scrivermi i dati di questa rete wifi. E dai, sto finestre a rompipalle. Allora, si chiama Suddenlink. Link. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che password di merda. Quindi se io vado qua su, metto sudden link. Vai, ci siamo collegati. Ok, bene. Ora però vorrei fare lo scan di nuovo per craccare l'altra rete, perché non basta. Cioè, perché devi avere più reti a disposizione, capito? Siamo arrivati a 20,5 di crediti. Si chiamano Doxcoins. Cosa? Little Friends Pedo Community Site. Ecco, ora mi arrestano se vado qua, guarda. Ora arriva l'FBI. FBI! You maggot! Qui c'è un codice. Oddio. No, no, aspetta, fammi vedere se c'è un codice sul sito dei pedofili. Il sito dei pedofili, qua. Lo schifo, mi fai vedere? No, questo è niente. Aspè, 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 c'è un link! Attenzione! Attenzione! No, aspè, se tu passi. Ma porca puttana. No, 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 no. No, 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 no. No, qualcuno ha aperto la finestra! Vogliono me, vogliono me, vogliono me. Io segno questo, non so se è un'email inutile, ma me lo segno, non si sa mai. Qua non si può cliccare. Porca puttana. Sto sudando freddo, porca puttana. No, era questo. Mi sa che era solo questo. Se io scrivo qualcosa qua. Aspetta, perché qua ti può dare il co. Mi scrivo, va. Unknown user ID, però. Vediamo se c'è un coso. No, non c'è nulla qua, mi sa. Cazzo, cazzo, cazzo. No, però qua non va bene. Qua dobbiamo craccare l'altra cosa. No, fa un probe. A due, muoviti. No, io faccio schifo a sto gioco, si vede. Allora, XZ, T7, Q4, 9Z. Com'era? 3000? Sì, vai, sta facendo il probing. Non sta attento l'FBI però. No, no, no. Potresti nasconderti? Sì, ma mi sa che in bagno puoi nasconderti in bagno, ma non posso parlare. Vedi, se io entro, no, in bagno per nascondermi, vedete in basso l'icona infame del microfono? Perché il gioco sente quando parli e se io parlo a voi in live, mi sa che mi sentono e non devo di niente, mi devo mutare, anzi, perché anche se. Boh, tossisco, faccio qualsiasi rumore, potenzialmente sanno dove sono. Grazie Methor per l'euro, grazie per la donazione, gentilissimo, sei il migliore. O patte sum, cosa vuol dire? Ho paura. O patte sum. 23, manca poco all'acquisto, eh. Torniamo indietro. Seriamente non hanno messo la possibilità di copiare e incollare la roba sul terminale. Sì, ma non posso fare copia e incolla perché l'indirizzo BSSID è diverso. Però sì, puoi fare copia e incolla. Madonna, 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 Mixply, no, no, no. Mixply, anche quello è un sito molto discutibile. Anzi, sì, 799 per il cheer. Entra perché vuole pagarti la pensione. Non so, non lo so. Breast milk. È un tipo di latte, lasciamo perdere. No, no, dai, sta roba è schifosa. C'è un codice qua? Codice? Sento la puzza già da qui. Spero, mi fai vedere. Sto rischiando ora, eh. Allora, crack. Devo fare così, no? Devo levare probe, scrivo crack, devo fare. Devo mettere la porta giusta che è 939. Vai. Che devo cambiare subito rete qui perché viene l'FBI, eh. Devo cambiare subito rete, ASAP. Grazie Zcrash73 per l'euro.
Guarda un po' che gentilezza stasera. Ma la sera Zeb farai una serie sul nuovo Hello Neighbor Hide and Seek con la famiglia di Piermenti? Guarda, senz'altro, non vedo perché non dovrei, solo che deve ancora uscire. Bene, allora scriviamoci questa password. Velocemente, cacchio, non lentamente. Madonna, che casino queste finestre. Allora, filter password 1Q 2W3E. Vai. Cambiamo subito rete wifi, subito. Dov'è? Eccolo qua. 1Q 2W 3E. Vai, abbiamo cambiato wifi. Abbiamo cambiato wifi. Ora non, dai, non mi sgamare ora perché veramente piango, eh. Devi sempre switchare, è più importante di quello che pensate. Se tu non switchi, sono cazzi tua. Sono cazzi tua al 100%. Dai, 26, compriamo un altro remote VPN, ragazzi. Shipping in corso, sempre con l'Amazon Prime. Non credo che Amazon Prime abbia degli affari col Deep Web. Vabbè. Allora, torniamo indietro. Madonna, ragazzi, attenzione! È difficile, ma guarda che diventa incredibilmente difficile più in là. Questo è soltanto l'inizio, eh. Cioè, tu non hai visto niente ancora, fidati. Devi gestire ogni cosa, è una roba. Eh sì, ma tra un po' davvero esce anche il tizio mascherato. Lo comincio a vedere dalla finestra. Hail Satan, vai, andiamo su Hail Satan, vediamo se c'è qualcosa. No! Porconi! No, 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 no! No, no, accidenti a Capitan Findus! No, no, mi stanno hackerando! Mi stanno hackerando! Adesso esce il minigioco. Facciamo così. Vai. Aia, questa rompercazzo. No, questi. Vabbè, ma non so come fare. Non mi ricordo come fare quel minigioco. Dio, non mi ricordo. Non mi ricordo. Non è che difficile. Era pure facile quella. Era pure facile, pensate. Solo che se non ti ricordi le cose, può essere facile quanto ti pare, ma non la azzecchi. Proprio un dato di fatto, ma vaffanculo. Vaffanculo a chi l'ha inventato sto gioco. Che palle, oh. No, veramente pesante, eh. Dai, però, che palle. Ah, poi un'altra cosa da dire, che le reti di merda sono anche più lente a caricare le pagine. Tra parentesi, ma posso entrare su Hail Satan o mi hackerano sempre? Non ho capito. Ok, shift, posso scendere a prendere la remote VPN? Mi sa. Ok, facciamo una cosa, scolleghiamo il wifi mentre siamo. Perché quando sei AFK, anzi, devi spegnere il PC perché se tu lasci la stanza poi entra Pietro Smusi. E sai che fa Pietro Smusi? Entra e ti può cancellare la roba che hai scritto sul blocco notes, eh? Ti può cancellare tutto. Ah, veramente Zeb? Sì. Quindi devi necessariamente spegnere il computer quando lasci la stanza. Andiamo a prendere il pacco di Amazon, vai. E grazie di nuovo, Simi, per i cheer. Lo apprezzo infinitamente. Un altro cheer. 100 bits tutti per me, ma che bello. Ti adoro, c'è poco da fare. Mi rende le serate storte piacevoli. Ecco, questo è uno dei complimenti che. Certo, buonasera Zeb, mi fa piacere. Grande Zeb, mi fa piacere. Tutti mi fa piacere, ma quando la gente mi dice. Mi rallegri le giornate, le serate, allora lì mi fa ancora più piacere. Grazie. Comunque sto gioco è difficile, eh. Adesso, ragazzi, questo è solo l'inizio. Voi non avete visto nulla. Voi non avete visto niente, ma niente proprio, eh. Ora devo prendere l'altro pacco, ma rischio di essere ammazzato, anche qui. Aspetta, aspetta, che qua ci può essere uno sgozzino, eh. C'è Dimitru Pelato, attenzione. Allora, andiamo qua. Il pacco è arrivato. Devo stare attento, perché mi fa ammazza, mi fa sdrubalini. Devo entrare qua. Chiudi, chiudi, chiudi. E devo mantenere la porta. No, no, come. No, vieni o no? Sa che non c'è sto giro. Io dovrei aumentare il volume del gioco per sentire bene i respiri, ma. Zitto! Non ti fare ora! Ti prego!
Non c'è Dimitru? Mi sa che non c'è sto giro Dimitru. No, no, può essere dietro il bidone, eh. No, non c'è Dimitru. No, perché esce lo sgozzatore, ti ammazza. Devi stare attento, devi entrare nella stanza. Se non entri, sei morto. Se non entri, li crepi, eh. Diretto, come Lazzaretto. Ok, abbiamo recuperato il nostro secondo VPN miner. Cosa mi sono perso? Poca roba per ora. Allora, saliamo all'ottavo piano, che è il nostro, e posizioniamo il nuovo VPN miner. Grazie del cheer, Max. Grazie dei 50 bit, bella Zeb. Bella a tutti. Brutta a tutti. No, non è una qua. Allora, io ho una certa età, sti giochi mi ammazzano, però li adoro. Vabbè, un conto è guardarli in live, un conto è giocarci in prima persona, non lo so. Sì, no, ma. No, 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 no. No, 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 no. Dai, 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 lasciami stare. Lasciami stare. Facciamo un patto, io scorreggio e tu te ne vai. Ha funzionato. Ha funzionato, si è levato. Madonna. Oh no, 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 non va bene, capito? Va male. Posizioniamo sta affare, vai. Qua non prende. Neanche qui prende. Non prende, eh? Mettetelo in culo, forse prendeli. No, devo cambiare piano. Vedi, è sempre giallo. Ma perché quando piazzi uno occupa la rete, capito? Non ho a dire, guarda che. Ecco, vai, qua pruende, vai, bene. Ah, adesso dovrei guadagnare al doppio della velocità, più o meno. Madonna, che sudata. Chiudi. A chiave. Posso accendere? Madonna, oh, che sudata. No, io veramente sto male. Io sto male. No, senti, sai che si fa? Dov'è il patacchio? Dov'è il patacchio? Vieni, va. Cambiamo. Hai presente quando tiri un peto in pubblico? Vai, vai, cammini perché confonde le aree. Uguale, cambi il terminale, metti qua. Se no arriva MARD. Scan, vai, scansioniamo qui. Allora. Prendiamo le nostre ricerche. Ah, non posso perché devo collegarmi a un'altra rete di merda. Ma. No, ecco, mi hanno hackerato al volo. No, 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 no. Attenzione. Attenzione, 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 That's Buddha. Vai, difficoltà intermedia. No, 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 no. Come si faceva qui? No, non era così. Dai, ma è possibile! Non ti dà il te. Non hai il tempo! Non hai il tempo! Non hai. Non mi dica che mi ha cancellato la roba. No, forse sì? No. Sì, però, da vaffanculo! Mi tocca comprare un altro di questi, se no. Sì, ma è difficile! Vaffanculo, sì! Dio. Quanto è irritante sta roba. Cioè, c'ho da fare talmente tante cose che non ho tempo per navigare i siti, ci avete fatto caso? Cioè, il tempo è poco, eh. Il tempo è veramente, oh. Ho carichi o no? Bastardo. Sì, grazie Sardogen per i 50 bit. Manna gli hacker. Sì, ma devo averla meglio io, non devo perdere, se non guadagno. Se io continuo a fallire, no? Non guadagno nulla dagli hackeraggi, tu potenzialmente potresti guadagnare tanto quando ti hackerano, però devi vincere il minigioco. Una tua bella live la sera e si dimenticano tutti i problemi. Speriamo. Cos'è 4chan? Cos'è sto schifo? Io ho la paranoia però, C'era un signore con la maschera lì prima che.
Probe 6C HYVH. Cos'è 1? 1P GD 1000. Oh Madonna bella. Vai. Ti devi sempre guardare, perché se ti fissano con la maschera e non li caghi, ti ammazzano. Invece li devi guardare e poi devi guardare via. Se non fai così, muori. Capito? Grazie mille a Bully 1997 e TikTok Man per il Prime Sub. Benvenuti a voi due nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il supporto. Allora, vediamo un po'. Codici. Non c'è il codice. Dov'è il codice? Cos'è sta roba? Non c'è. C'è anche la pagina 2. Niente? Sicuri? Pagina 2? Non carica la pagina 2. Madonna, quanto è lenta sta rete. È lentissima, oh. Deep Journal. Non c'è un cazzo. Controllare il codice sorgente. Un bicchiere di cosa? Non voglio sapere neanche di cosa. Che schifo. Fammi caricare la terza pagina. Che palle. Madonna, ho lento. Cos'è la 56K? Ma che è ambientato negli anni 90 sto gioco. Che schifo. Che è? Cos'è sto sito? Che rifiuti misti? Oh, ma non c'è nulla qua. Ecco. È qualcosa di censurato, quindi lasciamo stare. Senti, meno male che sto giocando la versione censurata, sennò qualche bruttume. Allora, grazie Andrea G per il Prime Sub. Allora, scusa se mi è sfuggito. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Allora sì, ma ecco. Eccoci di nuovo. Ci hanno hackerato di nuovo. Mannaggia. Allora, vediamo di non fallire stavolta. Dai. Vabbè, è una cazzata, guadagnato 3,5 infatti. Vabbè. No! No, di nuovo! No! Oh Madonna! Apri sta porta. No, non dimmi che sei lì, eh. Che stress. Risparmiamo la torcia. Voleva hackerare, pensava, vabbè, quella era semplice. Quella era piuttosto semplice. Ok, a posto. Ma un bel lucchetto, largo 3 metri, no, eh. Metticelo un lucchetto come Cristo comanda. Che non costa neanche troppo. Chiudiamo. Ci si può nascondere anche qua dentro comunque, volendo. Anche se non so quanto sia efficace. Allora, dicevamo qua. Cracchiamo questo, veloci. No, bestia. Crack. 12, 538, vai. Imark 95 e Zix va dope. Benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Non sono collegato a nessuna rete, mi sa ora. Oh, però collegati, Cristo, ad una rete, dai. Era offline. Ragazzi, simi. Di nuovo per il 100 bit. Lo so, ma qua. Grazie per il cheer. Madonna. Stanno impazzendo dei cheer. Controlliamo il codice sorgente. Dai, ti prego, un codice. No, non c'è. Qui non c'è. Se lo vedete, ditemelo, No. No. Non mi sembra. Secondo me non c'è niente qua.
Così a naso. Poi magari mi sbaglio. Aspetta, devo comprare il coso per gli hackeraggi. Compriamolo. Vado lento. Ah, abbiamo trovato la pass di questa rete. Aspetta, sento rumori strani. Oh, Madonna. Uno, tre, otto. Rebecca. Ste password di merda. Rebecca. Vai. Abbiamo cambiato di nuovo rete wifi, un'altra volta. Ora andiamo indietro. Continuiamo le nostre indagini. Oh, ma quanto è lento. Sì, mandano l'FBI a casa. Mandano l'FBI. Se non cambi rete wifi, 2.8 di visite ai siti, ti... Insomma, ti fa rinzarunza l'FBI. Apriamo sto sito. Quando metterai altre emoticon personalizzate? Dopo che ottengo la partnership. Mancano altre due live dopo questa. E dovrei ottenere la partner di Twitch. E a quel punto potrò mettere altre emoji. Ai. Vediamo ai. Di solito ai è online, se non ricordo male. Dai. Sì. Un sito che contiene solo una GIF di un occhio. Però potrebbe esserci un codice, ma non c'è. Ovviamente non c'è. Figurati se c'era il codice. Accidenta a loro. Ah, non c'è il codice. Palle, oh. Una game card, eh? Forse qua. Allora. Questo metti i budellini nei barattolini. Benvenuto Mirenzor 6 nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il tuo Prime Sub. Molto gentile da parte tua. Vediamo un po'. Oh, ma non trovo un cavolo, però, c'è da dire. Va, va. Oh, ma sti finestre, però. Non c'è nulla. Aspè. Aspè c'è questo. Ma questo è un indirizzo email. No, non serve a nulla, mi sa. Nada. Non c'è nulla su cui cliccare, no? Mi sembra di no. Andiamo qua. No, non riesco a trovare niente. Io dovrei ordinare un altro coso. Remote VPN. Vai, terzo remote VPN. Terzo. Andiamo su vacation. Devo switchare wifi, tra poco, perché sennò viene l'FBI. Nada, 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 nada. Non c'è un codice su sto coso, sto deep web. Che è sto deep web? Dov'è il coso? Devo switchare wifi urgentemente. Se no viene la polizia. Mi fa pronto carabinieri. Allora, a sto punto noi abbiamo... Facciamo una scan, un altro scan. Perché qui abbiamo solo filter là, come si chiamava, anzi nemmeno. Qui non abbiamo nulla, quindi dobbiamo necessariamente fare un probe di uno di questi. Ora, se io switcho wifi e metto una senza password, mi hackereranno al volo, è probabile. Non mi scordo sempre. Vai. Se io faccio così, no? Dovrebbero hackerarmi a momenti, eh?
No! No, 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 non c'è, no, 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 no. Ok, è andato via. No, no, non devi scappare in bagno, lì devi guardare e voltarti dall'altra parte, se non lo fai ti ammazzano. No, in bagno si va per la polizia o per Pietro Smusi, ma non per quelli con la maschera non devi fare così. Guarda, è già un miracolo che sono ancora vivo. Ha finito la consegna. Ok, ha finito la consegna. Facciamo una cosa. No, non spengo perché devo ancora craccare sta rete. Quando cracco sta rete, spengo il PC, vado giù a prendere il pacco di Amazon. Madonna, che stresso. Non carica nemmeno. Devo fare refresh. Ok. Cracchiamo questo. Vai. No! No, balù nudo! No! Aia, 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 aia. Non dovrebbe essere troppo difficile. 7-1. 7-1. Di già? Dai, ma così è facile quanto una pisciata. Infatti ho guadagnato poco. Vabbè, meglio così che rischiare di farmi cancellare le note. Sempre meglio che rischiare quello, perché quello è da bestemmione ad alta voce. Dov'è la finestrella? Oh, ma eccola qua. Devo comprare un altro backdoor hack. Ora, ok, password found, segniamoci questo e poi spengo il PC e vado giù a prendere il pacco, eh? D5. Grazie dei beat, gentilissimo. Newport, 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 Newport. Sono troppo lento a scrivere in generale io, ma spegni, dai, via. Grazie per i beat, Alex P 20.004. Che cazzo di cifra è? Grazie per i 50 bit. Andiamo di qua. Zia ti fa perché qua sennò si muore. No, vabbè. No, no, no. A volte, ragazzi, se apri la porta, ti ritrovi uno davanti alla faccia con la pistola silenziatore, eh. Cioè, roba che ti viene un infarto. Quanti link AN ci vogliono per arrivare alla fine? No, ma non sono i link AN. I link AN è per la Deep Wiki 2. Ci vogliono, mi pare, 8 codici. Io sono ancora a zero perché sono nascosti bene. Buonasera Simone. Gabe Newell Christmas Song. Madonna. Scendiamo a prendere il pacco. Devo stare attento che c'è lo sgozzino. C'è lo sgozzino. Sera druido. Esce Gollum. Speriamo di no. No, 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 ti prego, eh. Ti prego. Non fare. Non vieni qui, dai. È un brutto vincolino di merda. Non vieni qui. No, non credo ci sia, perché se non vado errato, no? Quando compari qua, senti ridere. Senti in lontananza ridere se c'è. Non dovrebbe esserci, ma non ne sono sicuro. Mi sa di no, eh. No, non c'è, non credo ci sia. Ok, a posto. Sto abbassando il volume delle casse. Madonna, che strizza. Paura, eh. Paura, eh? Ah, no, fa venire ansia sto gioco, lasciamo perdere, va. Siamo a 3.
A tre virtual VPN, cosa sono? Remote VPN. E torniamo all'ottavo piano, che è il nostro piano. Torniamo all'ottavo piano. Grazie del cheer! KG Thunder 99 per i 1000 bit. No, non è questo il nostro piano. Grazie dei 1000 bit, oh, gentilissimo. Sono ancora vivo, hai visto? Nonostante tutto, sono ancora vivo per ora. Mi sa che ora andrà via la luce. Devo comprare un altro backdoor ora. Chiudiamo la porta, innanzitutto. Ora accendiamo il PC e compriamo un backdoor, così se ci hackerano. 1158 spettatori. Madò, assurdo! Assurdo! No, è assurdo, sì. Ok, allora, qua siamo collegati o no? E muovili! G5, G5, G5! Newport, collegati, non mi hackerare, devo comprare prima il cosino, devo comprare il backdoor, va bene, ne ho già uno, vabbè, tanto servono comunque. Signor Maschera non c'è, dicevamo. Allora, la porta del balcone non si può chiudere a chiave, no? Non si può neanche chiudere la finestra se per questo. Mi fa caldo. Deu. Grazie di nuovo Simi per i 100 bit. Tifo per tutti gli spettatori. Ma no, veramente ragazzi, vi ringrazio per essere passati in questa live, eh. Mi fa molto piacere, ovviamente. Madonna, oh, devi sempre contro che sta merda. Col culo all'aria, ma non c'è niente. Codice. Dammi di che non c'è nulla manco qui. Dai, dai, dai. No. Oh, non c'è, eh? Non c'è neanche qui, eh? Non c'è manco qua. Se clicco sul buco del culo, no, nulla. The saved, vediamo qua. Da infami, eh? Ma io sai che faccio? Mi compro una cosa. Mi compro, mi compro, mi compro. Dov'è? Che cosa per craccare le reti migliori? Devi comprare questo. No, non c'ho soldi, no, tengo dinero. Ma porca puttana, oh. Ma possibile che non ci sia un codice? Non c'è niente. Nemmeno qua, eh. No. Prima a cliccare sui nomi. No. No, affanculo, oh, ma veramente, ma cioè, sono nascosti benissimo. Ma non ti inceppanni il tavolo. Allora, l'ottavo peccato. Vediamo un po' se carica. Grazie per il Prime Sub, Darth Zonka. E benvenuto nell'esercito degli Easy Gamer. Ecco, ovviamente Unable to Connect. Un classico. Hackeriamo l'altra rete, va? Qua se no arriva l'FBI. E aveva hackerato l'ISS wifi. No! 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 Matteo Renzi in una gara di bellezza. No. Aspetta, eh. Premo questo. Non mi dire che sei lì. Che palle però quando fa così ogni 3x2, non mi ammazza all'uscio, bravo. Apri sta cazzo di porta. Oh, un'altra volta la corrente, eh. Un'altra volta la corrente. Non sanno quando smettere questi. Devo posizionare, giusto, devo posizionare questo. Giusto, giusto, me ne ero quasi dimenticato. Aspetta che spengo qua. Perché devi sempre spegnere sta roba. Ah, non posso perché devo piazzare questo. Cioè, non posso usare il PC quando ho in mano il coso. Il VPN, vai. Non mi ammazzare,
Vediamo dove pruende. Qui pruende? No, male. Bestia. Proviamo qua sopra. Qua no, qua fa schifo. Qua è lezzo. No, no, penzola qua il segnale. Il rosso proprio. No, ma deve essere verde per forza. Se tu non lo metti dove è verde, non vale proprio la candela. Alcuni lo mettono dove è giallo, ma sbagliano perché non rende niente. Anche giallo fa veramente cagare proprio. Quindi non va bene. Devo scendere a un altro piano e vedere se va bene lì. Forse il 9? No, il 9 è chiuso. Devo andare al 6, mi pare, aperto. Questo è il mio piano. No, non devo. Giù, qua, prende sempre male. Oh, sempre male qui, qua è giallo. È roba da rinzarunza. Qua aperto. Vediamo su sto piano, vai. Rinzarinzarinzarinzarinza. No, rosso, rosso, rosso. Qua giù sarà rosso ancora, sì. No, sto piano puzza, sto piano puzza. Voi direte, prova l'altro lato del muro. No, se è rosso qua è rosso anche là, copre l'intero... l'intera facciata sia a destra che a sinistra. Devo provare un altro piano. Sembra il router della Wind. Tele tu il grullo sei tu. Tele brutto. Buonasera, come posso aiutarla? Io ho la soluzione a portata di mano. Praticamente devi riavviare il modem. Premi il tasto. Aspetta 20 minuti e ripremilo. Vedrai che il tuo problema verrà risolto. Non è difficile risolvere problemi di clienti. Riavvia modem, qual è il problema? Hai spezzato cavetto in due? Riavvia il modem. Non qua se prende. Non prende proprio! No, non c'è proprio un metro. Ma che è Arezzo? Mi sa che è Arezzo centro, non c'è più niente di copertura qui. Uguale, Arezzo centro è uguale, se fai la fibra è uguale, tutto rosso, 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 nulla. Che palle, oh. Questa situazione sta cominciando a sgranocchiare le palle. Niente, devo andare in fondo proprio nella lobby. Mi metto sul capo all'usciere proprio. Wow, wow. Non prende un cazzo. Qua dici che prende? Nella lobby prenderà. Oddio, nella lobby prende! La serie, mi dispiace se metto questo patacchio qua. Vabbè. No, ma dopo un tot... cioè, i punti buoni sono contati comunque, tra parentesi. I punti dove prende bene sono pochi. Quindi è normale che non si trovi subito. Infatti prima ho avuto un po' di culo a trovarli subito i punti buoni. Vabbè, dai. Alla fine ce l'ho fatta, vai, mettiamoci. Però vedi, è difficile perché... è più il tempo di preparazione in sto gioco che il resto. Cioè, ovvero ordinare la roba, poi dopo navigare i siti, quello è un altro paio di maniche. Poi devi metterti là a trovare i codici. Allora, andiamo qua. C'è nessuno? Io devo ordinare il coso per craccare le reti di livello 2, che hanno la protezione più alta, però lo devi fare per forza, sennò navighi lentamente anche, tra l'altro. Questo l'ho già preso, mi pare. No. No. Roba DSS wifi, là devo craccare necessariamente. Una UZ, no, AW questa. Nessuno? No, ho sbagliato. Ma porca la puttana, devo fa probe. C'ho la memoria maiale.
Allora, probe, quella è l'ultima re. Eccolo, sembra un metallaro. No, 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 no. Tu non hai visto proprio assolutamente niente. Il prossimo mettilo fuori al balcone. No, ma dopo tre patacchi mi sa che basta. Non devi comprarne altri. Ma è andato via. Vedi che devo sempre controllare. Ma Zeb controlli troppo spesso. No, no, perché ti fa mese. Te lo fa. Te lo fa, fidati, fidati che te lo fa. Te lo fa. Te lo fa, sì. E poi mi incazzo, capito? 277. Vai. Lerciomane. Non mi posso ancora collegare perché ho paura che arrivi l'FBI, capito? Certo, potrei usare questo, sì. Via provvisoria, ma nemmeno. Allora, segniamo questo, anzi, colleghiamoci qua direttamente a sto punto. Vai, draw sap, va. A posto. Ora, acarami le mele, mi raccomando. Allora, devo comprare questo di livello 2 per craccare le reti più veloci e più sicure. Appena ho detto la parola sicure, bah! No, no. Dai, vediamo il da farsi, Madonna. Dai. Ah! Non c'è tempo! Non c'è tempo, non c'è tempo, lo devi fare subito. E non mi ha cancellato le note, meno male. Sì, ma allora, quel minigioco là in particolare è merdoso. Ok, basta, è merdoso, è merdoso. Oh, dimmi se non è merdoso quel minigioco! 2 secondi, ta 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 ta, yeah! Ma è troppo difficile, dai! No? È troppo difficile! Grazie del Prime Sub, il Raffa, benvenuto nell'esercito degli Easy Gamer. E benvenuto anche a te, Simone Secomandi. Anzi, bentornato, e grazie per il Sub Tier 1. Oh, gentilissimo da parte tua. Non avevi l'Amazon Prime? Io ti ringrazio per il sostegno, è molto gentile da parte tua. Oddio, oddio. Ok, ora ho installato Skybreak, quindi. C'è Skybreak di livello 2, quindi se io vado su Help, no, devo fare WPA2, com'era? WPA. WPA. Oh, puttana Eva. La modalità. È WPA2. Oh, scan. Oh, vedi? Però qui devi fare. Qua devi fare un altro passaggio ancora, mi sa, per crackare la rete, non basta fare scan e poi crack, devi fare anche inject. Ma io non voglio il web, Dio bello. Madonna, oh, come si faceva? Madonna, che palle. È installato. È WPA, voglio. Oh. Scansione è WPA. Prima che moriamo male. Vedi, ci sono altre reti. Quindi, se io faccio tipo Khaled. Devo fare. No, com'era? No, devo scrivere proprio il nome, tipo 1B là. Metto X, C3. Guarda, queste reti sono più sicure e sono anche più veloci. Oh, puttana, come si fa qua? Non so come fa, mi devo ricordare come fa. Ah, se no rimaniamo con le reti lente, che ti devo dire.
inject. Ma vedi, devi fare l'inject. Niente, ho fatto andare giù la rete. No, ma è palloso comunque fare queste cose qua, le reti più potenti. Ci vuole tempo. Ma, non, ma tanto, anche. Purtroppo sono più veloci, ma ci sta gli anni. Sono messo male, vi ho trovato un cavolo di codici, ecco, ha creato di nuovo, che palle. Che palle, grazie Gianluca e Oraldion per i Prime Sub, benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Proviamo questa difficoltà. No, questa di nuovo no, madonna. Per poco, per poco, maledetto, maledetto, per un click non ce l'ho fatta. Vaffanculo. Aspetta, fammi fa così. Ma io questo gioco non è che me la cavo molto, eh. Cioè non so come alcuni che sono degli hacker veri anche nella vita reale. A me l'hacking vero a me fa schifo, perché al 95% è roba illegale. A me di fare cose illegali a buffo non mi va, però c'è gente che, se andate su Twitch, fa tutto così, iperveloce, fanno tutto, manco fossero degli hacker veri. Ma veramente, è una cosa pazzesca. Ma sti siti, la metà di sti siti di merda, manco vanno. No, Dollmaker, no! Puttana Eva, ora viene... No! No, se vai sul sito del Dollmaker, ti viene a far visita un vecchio e ti sgozza poi. È meglio se non ci vado. Io devo ringraziare Don't Kill the Pietro per il Prime Sub. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Facciamo una cosa. Seguiamo il link che ho trovato prima, perché io non ne posso più qua. Io non ne posso più. Queste sono le note. Già tanto che se non me le hanno cancellate queste note, guarda. Se io seguo questo link, no? Mi trova altri siti. Perché mi appare la Deep Wiki 2. Dovrebbe apparire Deep Wiki 2 ora. Guarda, eh. Vedi, Deep Wiki 2, altri siti. Quindi ora vediamo un po' se qualche sito funziona, perché ora devo cominciare a cambiare. Grazie del CIR, Frizza 7801. Ti ringrazio per i 95 bit. Devo ecco, ma di nuovo hai rotto le palle. Hai rotto le palle. Ancora sta luce. Sta luce di merda, ogni tanto la levano. Si divertono, capito? Si divertono male. Fammi vedere qua sto... Oh, posso navigare o no? Cioè, no, non posso. Ma ha scollegato sto bastardo. Facciamo così. Sennò sento puzza di polizia. Faga! Oddio. Un attimo solo. Andiamo su. Non c'è un cacchio qua. No, queste sono libere. Questa c'ho. Rebecca, prego. Grazie Tyson Eric 97 per i 5 euro. Grazie mille per questa gentilissima donazione. Oddio, il ritorno del labbrino di Eddie. Il labbrino di Eddie fa schifo. Ok, era da un po' che non leggevo quella donazione, eh. Era da un po', eh. A quanto pare il labbrino di Eddie continua a far schifo. Fa vedere se c'è. No, il labbrino di Eddie. Ma posso metterlo nei preferiti sto sito benedetto. Allora, Brutal Underground.
Red Triangle. Prima mi hanno hackerato qua. Chissà se mi hackerano di nuovo. No, il sito è giù. Il sito è giù. Oh, Madonna, ancora. Ancora, ancora. Vai, proviamo. Tanto un'altra. Vabbè, già queste sono più facili. 3-1. Vabbè, ma questa è una puttanata. 2-0. Dai, ma è così da pochi soldi pure. No, 31. Sì, ma ha dato così tanti soldi per una merdata simile. Oddio. Oddio. Vediamo cosa posso comprare. Il motion sensor per vedere se arriva Pietro. Serve il motion sensor, sì. Questo. Che ca. No! No! No, no, non posso fare ste cose. Dai, dai. Ora mi si è attivata la missione del Dollmaker, ma è quello un bastardone. Quello dice, devi andare a consegnare com'era le cose, le bombe, non mi ricordo, devi fare una cosa per lui e se non lo fai ti ammazza. No, ora mi sono sputtanato il run, mi sa, eh. Mi sa che mi sono sputtanato il run. Ma non va bene così, cioè se tu clicchi su un sito lo prendi nel di dietro, diretto. E comunque è lui che ha levato la corrente, perché ti costringe a uscire in modo tale da poi darti la missione, capito? Cioè ora tu devi uscire per forza. E ti afferra per forza, mi pare di capire. Ma ti afferra quando tu rimetti la corrente. No, ora vedi, io rimetto la corrente. No? E a questo punto. Pure se mi guardo intorno così, mi sa che mi fa rinzaronza. Vedi? Buonasera. Hai visto dei miei lavori, immagino. Spero ti piaccia. Questa visita non è un visita fatta per piacere, ma per lavoro. Insomma, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Mi vuole sgozzare. E che devo fare? Ecco! Trovami una donna in questo edificio, eh? Ah, marchia la porta. Sì, ma che devo fare? Ma vaffanculo, fallo tu! Ma dai, ma è impossibile! Se non lo fai, ti ammazza! No, vabbè, ma il run è rovinato ora. Cioè, se tu non gli fai sta puttanata. Se tu non fai sta puttanata ti sgozza, quindi. Che devo fare con questa roba? Ah, poi praticamente se tu metti. Se tu segni una porta dove non abita una donna, ti ammazza perché dice, ma che, ci prendiamo in giro. Quindi per fare questa missione tu, cioè io dovrei comprare una cosa specifica, ovvero questo oggetto qua. Mi sembra che si chiama LOL Disc, mi pare. Si chiama LOL, LOL P-Disc. E costa un occhio della testa, cioè costa 135 crediti, che io neanche ho. E quando compri questa roba, cosa devi fare? Devi scendere nella lobby giù in fondo c'è un computer. Devi accedere al computer, inserire l'OLP disk per hackerare il computer. Una volta che hackeri il computer ti dà l'elenco dei nomi delle persone che abitano in questo condominio, in questo albergo, quello che è. E a quel punto puoi sapere chi sono le donne. Quando sai chi sono le donne, devi mettere la testa sul manico della porta dove sta una donna. Ma io non, cioè, io devo spendere questa cifra che neanche ho, ma vaffanculo. Vaffan, riprano, ho paura di sì. Io non so quanto tempo mi dà, ma mi sa che potrebbe essere benissimo un rip.
Solo perché hai cliccato sul link, eh? Cioè solo per il fatto che hai cliccato su quel link l'hai presa nel di dietro. Sì, esattamente. Ci ti rendi conto che merda? Cioè come faccio io ora? Cioè o faccio così, l'unica è sperare di parare degli attacchi hacker e guadagnare un po', perché comunque se li fai guadagni un pochino, è solo che non è mica facile. Intanto il tempo scorre, eh. Share your genitals, che è sta merda. No, ma io veramente, è un casino. No, ma non c'è la lobby, devi andare con l'holpidisk. Se non hai l'holpidisk, cos'è una palla tagliata? Non mi fa pensare male. Cioè, questo cucina le palle, letteralmente. No, non c'è nulla, questo non è nulla, sono le email, non serve a niente. No, non c'è, no, non trovo i codici io, sono maledetto come non so cosa. Sto run puzza, non ho trovato un cacchio. Sì, ma c'è da diventare scemi, eh. Qua non c'è. Ma forse Mortal Masks. Federico Feci. Quello è Federico Feci, è quel vecchio. Grazie a Eli Chan per l'euro. Zeb è fiero anche stasera, è certo. Certo che sono fiero anche stasera, grazie per la donazione. Questo si crea le maschere dalle facce umane, le strappa così proprio. Li smusa. C'è nulla qui. Non c'è nulla da nessuna parte. Madonna, oh, ti rendi conto? Ma non c'ho soldi, non c'è proprio niente da fare. No. No, no, assolutamente. Un attimo solo, vai che qua. Prova 745. Avete visto le wiki, ma forse se, guarda che a volte viene randomizzata la roba, eh. Cioè se io 745, oh, io mi fido, poi succede quello che succede. Se io non metto la testina della bambola su una porta, mi ammazza, capito? 745. Proviamo 745. No, più in su. Ma qui è chiuso, come faccio ad accedere alla porta? Non è sicuro Zeb. E allora che cacchio c'è? Che senso ha? Forse laggiù. Ma dov'è il numero 745? A parte tutto. C'è nemmeno. No, senti, non è a random, non è che non puoi prevedere la roba così. Ma comunque qua non c'è niente, c'è mai niente nei siti, non ho trovato neanche un codice. Assurdo, eh. Ma se non c'è, non c'è, non è che me lo posso inventare. Benvenuto Purple Blank Nature's Way. Grazie per il Prime Sub, benvenuti nell'esercito degli AZ Gamer. Vediamo se riesco a guadagnare qualcosa da questo. E poi grazie dell'euro ai Meshi. Mi scrive: ciao Zeb, potresti spiegarmi chi sono e quando compaiono i vari killer? E c'è Pietro Smusi, ci sono quelli con la maschera, c'è quello che ti sgozza nel vincolino. Quei tre sicuri, quelli sicuri, poi. Com'era 5-6? È sbagliato. 1-5. Non stavo guardando. Vabbè, ma dai. Ma scusa, ha detto 1-5, ho fatto 1-5, ma l'ha dato sbagliato. E vaffanculo allora, onestamente, vaffanculo. Ma non riesco a trovare i codici. Cambiamo rete, va. Devo cambiare rete.
No, sto gioco è un casino, lascia stare, va. Altro che. È un vero casino. Sì, vedi, ho cambiato la posizione del modem. Ho cambiato. Allora. Poi ragazzi, arriva il metallaro. Oh, questo funziona, sto sito. Qua c'è qualcosa? C'è una scritta qua, ma... Dai, non mi dica che non c'è nulla manco qua, perché... Ora, questi numeri qui non sono... Non è così lungo il numero. Vaffanculo, non c'è nemmeno qui. Dai, oh, ma dove Cristo sono sti codici? C'è niente. Irritante dire poco, eh. Oh, non c'è. Aspetta. No, mi sembrava, no, no, non c'è niente qua. Non mi sembra almeno. Boh, cioè, se vedete qualcosa ditemelo, io non ho visto niente. Grazie Maci24 per l'euro. Grazie mille. Concis sei un lezzo! Chi è? Ti amico? Concis poi, Flash Trade. Io ho guardato un po' di siti, ma non ho trovato nessun codice per ora. Incredibile. Oh, niente, niente, vuoto. Dovrei anche andare nel vincolino a recuperare il pacchetto, eh? Tra parentesi. Andiamo là, va. Ci serve, ma a tanto, sai cos'è? Mi ammazza il tizio se non. Se non metto la testa della bambola, mi ammazza il tizio. Quindi devo rischiare comunque. Non so che fare. Il problema è quello. Sì, sto resistendo, ma comunque, se io non trovo una porta dove abita una donna per accontentare quello. Mi ammazza, quindi anche se sta andando bene per ora è finita. Se non mi va di culo. E l'ho il PDS che costa troppo, costa tantissimo. Poi lo metto qua, sono una sega, ah, senti. Do. Al limite... 600 bit Lorenzo Zuccante. Anche se mi temo che qui ci sia poco da fare. Io... Vedo un po' cosa succede, magari mi va meglio. Meglio di niente. Eh sì, infatti, meglio di niente, ma è una scommessa che secondo me serve a poco. Purtroppo sto gioco è bastardissimo, è veramente una cosa. Può essere pure che trovo. Vedi, l'Holpidisk, quando lo compri, lo devi inserire qua in questo terminale, no? Ora io non posso accedere qua. Qua puoi leggere i nomi dei residenti, quindi sai chi è, chi sono donne, eccetera, quindi, capito? Niente? Niente sgozzino? Sento la polizia. Ma mi sa che non c'è comunque. No. Ok, ho preso il sensore, ma ho preso un sensore che è utile. Però, mi sa che mi ammazza, eh. Mi sa che ora, se non era una donna, se non era una donna della serie, come ti permetti? Aveva la fava ciondoloni, ma che sei? Ok, devo pensare male. Cioè, capito? Scusa, eh. No, ma è un casino. Infatti, tutti dicono di evitare quella missione. Tutti dicono non andare mai sul sito Dollmaker. Se no ti sputtano il run. È un casino. Vedi, ho sbagliato. Ho cliccato lì e ho sbagliato. C'è proprio sbagliato. Ci sta che muoio ora, eh. Ci sta che muoio ora.
Quello è velenoso, te lo dico io. Che palle, ma è veramente una cosa assurda. Cioè, dove li trovi i soldi? Come fai? Cioè, tu sei tenuto a trovare i soldi così. A buffo, così. Spostiamo questo di nuovo. Oh. Vai, lo sapevo. Guarda, ero già pronta questa roba qua. Aia. Non mi fa cliccare. Da, vaffanculo. Stroncatelo nel culo, vai. Che poi, sai cosa fa poi? Ti ruba anche i soldi. No, ma non puoi vincere così, perché gli hackeraggi sono troppo infami. Sono troppo infami, da, ma cos'è? Cos'è? Possibile. Metti il sensore, sì. Tanto è persa, tranquillo. Posso mettere tutti i sensori che ti pare, tanto. Dov'è l'ascensore? Qua. È perso perché ho aperto il sito del Dollmaker. Mai. Che non lo posso mettere qui? Non so perché me lo dà il rosso, eh. Non so perché me lo dà il rosso. Boh. Non lo so se è normale. Mi sa di sì, eh. Ah, no, sai cos'è? Mi sa che per il sensore ti serve un'altra roba. Perché se no ti serve la roba che suona. È vero. Cioè, il sensore di per sé non suona. Tu devi comprare anche un'altra puttana. Vedi perché sto gioco è infame? Cioè, tu compri una cosa inutile perché devi comprare. Dov'era? 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 Vedi questo. E costa 60. Pare che serviva quello. Se non hai quello, di per sé mi sa che non serve. O forse sì, ma comunque devi avere questo per essere avvisato mentre stai al PC. Mezzo casino. Tanto mi ammazza il Dollmaker ora. Foot Doctor, ma che cacchio. Sì, è abbastanza putrido, sto gioco. Vedi, vedi. Mi sa che è lui, sì. Ora mi ammazza. Non puoi fare niente perché ti leva la corrente, ti costringe a uscire e poi ti ammazza, vedi. Rip, mi sa che sono morto. BG. Gioco infame. Mi sa che sono morto. Sono quasi sicuro di essere morto ora. Vedi? No? Mi sa che mi ammazza ora. Neanche qui. No? No, per quel pezzo di merda ti fa uscire, no? Magari si nasconde in bagno, non lo so. Sì, arriva il Mans, sì, a te. Capito? Capito come? Arriva, arriva. Questo brutto signore ti afferra mentre sei al PC, eh. Porca puttana! Vedi, vedi, vedi! Schifoso! Schifoso! Schifoso, schifoso! Ma se vuoi un lavoro, fatelo da solo! Fatelo da solo! Che vuoi da me? Cioè, uno visto il tuo sito, allora lo tira a strasciconi a fare il lavoro suo. Vaffanculo! Vaffanculo, vaffanculo!
gioco di merda proprio, Alt F4 proprio via. Ma come si fa? Cioè, ho cliccato sul sito Game Over, cioè se tu clicchi su quel sito, o sei Berlusconi, c'hai i soldi, compri quella puttanata, ma anche se lo prendi, non è che tu fai un lavoro a posto, no, devi continuare a farlo, se tu non smetti, perché non è che lo fai la volta, no, devi fare due, tre, quattro, se ti interrompi, va lì, ti ammazza, ti sgozza, schifoso proprio. Madonna però, madonna. Peccato, perché per il resto non stavo andando malissimo. Insomma, un po' sì, perché comunque non avevo trovato codice o niente, quindi... Cioè, vedi, allora, quel gioco, chi ha visto il mio video lo sa, la cosa devi fare. Tu devi trovare i codici nel codice... Codici, sì. Sui vari siti. Quando hai unito i otto codici, li inserisci nel tunnel, in quell'applicazione, e sblocchi il finale. Però, se ti succedono queste puttanate, non è facile... Vaffanculo, altro che Forza, che c'entra Forza? Ma perché devo fare? Guarda, io sarei anche andato avanti, però sono stato distrutto da quel vecchietto di merda. Vabbè, ma è difficile, poi deve essere specializzato per giocare bene a quel gioco. C'è gente che ci nerda dalla mattina alla sera. Cioè, mi chiedono di BD, sì, mi devo sfogare, mi devo proprio sfogare. Vai, sfoghiamoci, va. Sono le 10:30, dai. Welcome to the man's. Stavo valutando stasera di portare anche Dead by Day, che sto dicendo, Binding of Isaac, però non so se interessa, a quante persone può interessare. E ci so giocare decentemente a quel gioco, però... È un gioco particolare, boh. Magari un'altra volta, dai. Andiamo su DBD, che piace comunque a tanti. Non a tutti, ma a tanti, dai. Volete Isaac? In chat pubblica scrivono Isaac. Resident Evil lo porto domenica. Tyrurcal Myers, dai, mettiamo questo. Dai, domani magari faccio un run su Isaac, così. Allora... Madonna, che stress però, madonna. Poi ti prende così all'improvviso. Un po' fa cagare in mano, eh. Cioè, me l'aspettavo comunque, perché di base molte cose del gioco le conosco, ma non, insomma. Pure se lo prevedi, è un po' da fastidio. Madonna, che gioco da bastardi. È veramente un gioco da bastardi. È una partita con Leatherface. C'è la killer rotation, eh. Ero arrivato alla hug, quindi continuo da lì. Ero arrivato alla hug. Stavo facendo tutti i killer. Stavo facendo killer survivor. Ogni volta cambiando killer. Quindi la rotazione proprio. Capito? Cippo Myers mi sembra che deve arrivare. Sì. È in coda anche lui. Allora, si è cambiato il titolo del gioco su Twitch. Fammi vedere che non mi fido mai. Ah sì, ha cambiato, perfetto. Andiamo a spaccare il muso a qualcuno, così almeno mi sfogo dopo un risultato simile. Bestia. Perché lì devi pagare, no? Per i sensori, per il remote VPN, per quel macchinario che ti aumenta, che ti avvisa, no, quando sta arrivando uno, anche quando stai al PC. E sono cose che costano. Se poi devi spendere anche per quell'imbecille, per le sue robe, non ce la fai. O sei un mago con gli hackeraggi, no, allora li azzecchi tutti, pure quelli difficili, guadagni un po', no. Però altrimenti è veramente difficile. Utia in fondo, dai, si può anche fare, dai. Ora però facciamo questo. Devo livellare un po' la hug, però non ho niente. C'ho poca roba con la hug. Best build survivor. A me piace la build che uso io, no?
Mi piace molto l'adrenalina, mi piace il Dead Hard. Il Decisive, fin quando non lo nerfano, è molto valido, ovviamente, però lo sfrutti al meglio solo se sai giocare bene, sennò tanto ti riprende subito. E mi dà lo schifo, ovviamente. Mi ha dato lo schifo. Vabbè, mi ha dato lo schifo, dai. Allora, prendiamo questo, andiamo. Benvenuto Pasta al Sugo, grazie del tier 1 sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Molto gentile da parte tua, eh. Non avevi l'Amazon Prime, ma hai voluto essere fiero anche tu. Sono contento di questa tua scelta. Vai, Hug è potente, ora come ora. Una sola cassetta, si fa per dire. Ma che è uscito? The Lord? Serio? No, è un italiano! È un italiano! No, vabbè, è un italiano. Fammi vedere se è un pre-made, va. Ecco, un pre-made, è un pre-made, è un pre-made italiano. È un pre-made italiano, sto vedendo i profili. Sì. Allora, sono tutti insieme questi, sono tutti insieme. Sai che voglio stream sniperare. Vabbè, allora facciamo così. Visto che voglio stream sniperare, mettiamo questo. Vai. Ammazziamoli, va. Ammazziamoli. Ho messo Mickey Rourke solo perché sono italiani. No, ma perché mi stanno antipatici? Ma non perché sono italiani, perché per come giocano. Perché giocano, se mi, poi trollano, capito? Perché dicono, Zeb, trolliamolo, vai. Vediamo se riescono a trollarmi. Sono trolloni, perché tanto... grazie per aver messo Mickey Rourke. Per forza, se no si perde, capito? Cioè, non tanto per il fatto che la lag è scarsa, perché non lo è, ma per il fatto che non ho i perk con lei. Lo metto per forza Mickey Rourke, perché se no i perk di merda e hanno vita facile. Questi avranno il decisive, eh? Questo è un team full decisive, full body block, quindi preparatevi al peggio, perché qui ci sarà full body block, eh? Full decisive e full body block. Ora vediamo la mappa, dai, vediamo la mappa e speriamo bene. Mickey Rourke, Mickey Rourke. Facciamoli a rinzarunza, Mickey Rourke. Mickey Rourke, Mickey Rourke. Motosega tra le chiappe, Mickey Rourke. Fa male la motosega tra le chiappe. Sono 4 Survive with Friends, confermo, 4 Survive with Friends. Loro ovviamente a fine partita negheranno, diranno no, guarda che siamo a caso italiani, non è che siamo Survive with Friends. Il cannibale è cosa? È Leatherface, Lizzoface. Dai, su. Mappa un po' di tanti pallet qua, tanti pallet. Però forse non è pessima, dai. È già qua, eh? Pescato dallo stagno. Pescato dallo stagno. Guarda che rospo. Pescato dallo stagno. È il ruin sulla collina. Ora se prende il ruin subito, vuol dire che vede la live e sa dov'è, capito? Capite il discorso qual è? Sto vedendo la live. Il ruin praticamente sta sopra la collina, un po' più in là. Però lo salvano o no? Non so se lo salvano, mi sa che lasciano. Ah, ok. Ci va un altro, mi sa. Avrula! Down! Buono, perché così va a curarsi, capito? Ah,
Nessuno. Secondo stadio, bene. Ho visto uno qua. Eccolo, vai, buttaci il pallet. Allora! Ecco. Oh! Dance! Bravo! Vieni con me, vai. Decisive, no. Niente decisive per te. Mi sa che questo l'ho one hookato male. Cazzato nero! E now we camp. Vabbè, due sull'uncino, uno accanto all'altro. Che devo fare? Devo andare via. Ma neanche per questo portaceneri. Ball road. Sì, difendili le mele. Vai. Ora andiamo a scalciare qua. Ora vorranno salvare questo col pallet. No? Lo controlla bene perché... Senti, vieni e basta, sti cazzi. No. Ah, non voleva proprio. Allora, rip. Pensavo fossero più organizzati, invece no, frega una sega, vai, bene. Ancora qua stai. Ancora qua stai. Ho sparito nel nulla. Spero è andato di qua. Eccolo. No, ti prego, io ti vedo in un braccialetto. No. Fregato. L'ossessione, questo c'è il decisive. Questo c'è il decisive. Vai, venite a body bloccare. Fermate i gen e venite a body bloccare. Bravi. Ah, mi ha body bloccato. Come ti permetti? Sempre che lo dovete ressare, sempre che lo dovete ressare. Io l'ho fatto apposta, così almeno rompiamo un po' di palle. Non lupa nemmeno, guarda che bravo. Non lupa nemmeno, guarda che bravo. Non è che lupa, no, va avanti, butta giù. Sì. Oh, Dio, quanto sei bravo. Sì, non lupare, butta giù. È bravo questo, avete visto quanto è bravo? Non c'è pallet, aiuto. Non vale, è finito pallet. Dance. Non ne vale. Sei scarso perché non ci sono pallet. Non vale perché se c'è pallet. Non c'è l'uncino. Questo c'è il decisive ora. Ti immagini te. Non ce l'ha. Sì, però dai, l'uncino un po' più lontano, no, eh. Un po' più lontano, no. T'ho visto, sai. Erquentin. No, il pallet lì ha già rotto qualcuno di poco bravo. Non importa, tanto ce lo sbucci volendo. Eccolo là. Oh! Non c'è il pallet. Neanche qua c'è. No, non c'è. Ha consumato tutto quello bravo lì con qua, Claudette. Questo che è capo squadra. Io vi insegno a giocare DBD. Francamente sono abbastanza bravo. E quindi mi raccomando, fate come me, perché io ho visto i live di Zeb, no? È decente, ma io sono più bravo. Infatti ora c'ho il decisive.
No? Ok. Bene. Ah! Uno è già morto, eh. Vediamo i gen qua. L'ho visto, l'ho visto. Ti salvo io. Oh! E la potevi bloccare da ferito, mi raccomando. Ora questo lo usciniamo. Banz. Mamma mia, che urlo maschile. Hanno lasciato in ruin. Allora non stream sniperano. Bravi, bravi ragazzi. Siete... Dai, dai, è una squadra che non lamera, dai, non si trova tutti i giorni, dai, non si trova tutti i giorni. No, perché spesso lo fanno, ma non sempre, eh. Non è che sono tutti merdosi ora. Questo è morto, mi sa. Sì, sì, questo ora è morto, se l'uncino. Ah, da nulla. Sì, ora è tappato, eh. Ora è tappato, eh. Un po' di legna per l'inverno. Ammazziamo questo. Lo butta giù. Dance. Ah, ora l'hanno rotto, di buon'ora. Di buon'ora l'hanno rotto, eh. Non uso manco il Mori, l'ho messo per sicurezza, sai. Tante volte mi rasciano. Lucino lontano, vaffanculo. Un solo gen sono riusciti a fare, però. Vai, crepa. Dance. Vediamo un po' a che punto sta questo. Ah, stanno a fare quello. Insieme, in due sono, secondo me. Vedi, vedi? Regredito. Dedard, oddio. Dedard, Dedardino. L'albero. Devo romperlo comunque. Sa che voglio usare la motosega. Bravo, eh. Lo afferro, eh. No, vabbè, vabbè, amen, dai. Anche perché se non l'uncino, poi quello fa il gen e poi c'è la botola, quindi mazziamolo. Non c'è l'uncino qua, prima è quello. Ah, c'è, ma è lontanino. Vedi, vedi. Tocca andare qua. Che palle, si è nascosto qua dietro. Vabbè, quello posso anche usargli in Mori, volendo. A quello a terra, capito? Non so se lo... Ecco, bene, meno male, meno male. Questo posso usare in Mori anche contro questo, perché l'ho uncinato prima. Tappato. Tappato. No, non puoi andare più lì, eh. Non puoi andare più lì. Ah, pro. No, non puoi andare là. No, no, ancora chiuso. Fregato. Oh, che palle. Ma tanto perdi, eh. Cioè, impegnati quanto ti pare, ma hai perso. Mi spiace. Non vuole dare il GG. Dance? Hai perso. No. Dance. Dai, prendiamolo e appendiamolo per i punti.
Adesso impegnare. Ah, mi sono dimenticato del pungiglione. Hai risolto molto, eh? Hai risolto molto. Avete visto quanto ha risolto con quel decisive? Madonna, io non lo so, sta gente. Cioè, mettilo il decisive, ma almeno sfruttalo bene. Almeno sfruttalo bene, sennò sei un posaceneri. Ora chissà se... Madonna, proprio che è entrato in culo l'uncino. Il tentacolo. Ora quell'altro, boh, chissà dov'è, boh. Magari trova la botola. Amen. Oh, ci posso fare niente. Potevo ammazzarlo prima col Mori, ma mandava. Può essere che la trova, eh. Cioè, a meno che non la trovo prima io così per terra, la trova lui forse. Se avete chi ha più culo tra io e lui. Detective Tap è morto, sicuro, 100%. Quell'altro... o sa dov'è e ci va strisciando. Aspetta. Ma questo... no, sai che devo fare? Ah no, non si divincola, vabbè. Rip, non ho usato neanche il Mori, dai. Vado, che partita. Ancora 3 gen da fare, non male. Non male. Mickey Rourke è sempre Mickey Rourke. Benvenuto Bejo Young PvP, Didona Marik e Vincenzo Caprarella 99, Rich Sax 97. Grazie a voi per i Prime Sub e Vincenzo per il Tier 1 Sub. Benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie mille ragazzi per il supporto, è veramente prezioso. E vi è piaciuta questa partita, eh? Madonna GG. Arinza runza. Due pip, eh? Oh, due pip. Poi dicono dude perché seguono Shido. Fossero capaci la metà di... no, vabbè, dai. Allora, vi dico la verità. Due erano decenti e due erano scarsi. Cioè, voglio essere onesto. Due erano decenti e due meno. Ora, torniamo con la Hag. Quella era una partita straordinaria. No, se vedo italiani so che mi conoscono, quindi vabbè. Col fatto che magari mi stream sniperano, metto Mickey Rourke perché la sfida è più alta, perché... cioè... c'è il caso, cioè loro non mi hanno stream sniperato perché Ruin l'hanno fatto ad endgame, però potevano farlo. No, infatti erano abbastanza sportivi, cioè niente da dire. Però sai, quando hai a che fare con gli italiani che ti conoscono è meglio prepararsi bene. Tipo questi non saranno italiani, per esempio. No, vedi, este è polacco, ora posso usare una build normale e basta. È partita bonus, esatto. Oh, Mickey Rourke. Non c'è niente da fare. Non mi dà niente di che, peccato. Dai. Gli spaghetti al pomodoro in testa, è vero. Giancarlo, è vero. Uno stronzo attorcigliato. Franklin's Demise è carino, ma non ho punti. Non ho niente di che. C'ho la roba per... vabbè, mettiamo... no, mettiamo i punti, basta. Mettiamo solo i punti. C'ho Devour Hope. No, quasi quasi, ma nemmeno, puzza. Questo, insomma. Ma sai cosa faccio? Metto questo, forse. Spacca prima i palle. Proviamo questo. Per ogni generatore che viene completato, ricevo un bonus velocità, vedi? 2 token, 10%, 3,12 e 4,14. Non è molto, ma insomma... due cassette. Qui serviva il Noed. È probabile che mi arrivi nel retto qua, eh? Come la Zaretta. Vabbè, oh... agitazione, ma... a sto punto... boh.
Vabbè, provo, dai. Non è che le puoi vincere tutte. Non è che le puoi vincere tutte. Dedichiamo un Man's Dance a Mr. King. Anzi, M1 King. E benvenuto, Dragunov 89. E grazie per il Prime Sub fierissimo, fresco proprio. Benvenuto nell'esercito di Gamer. E buona permanenza a Rinzarunza. Siamo terzi sulle live di DBD, anche sopra... No, non è vero, non può essere vero, non può... No, aspetta, fammi vedere perché non ci credo. Oddio, siamo sopra... No, vabbè, è incredibile, cioè, è incredibile questo, eh. È veramente notevole, eh. Io non so, cioè io non immagino quando metto la cam full time, quando mi sposto, qua non vedo l'ora, ragazzi, veramente, non vedo l'ora. Giustamente non vedo l'ora. Ora questa probabilmente è persa come partita, perché la Hag è due cassette senza Noid, senza Perk. Insomma, non è facile, questa. Questa pesa, sta partita. Provo, ma sarà dura. Questa sarà una partita da man rovescio. Infatti mi sa che rusheranno già un gen tempo che arrivo lì. Vedi, manco il tempo da arrivare. Lo vedo, mi sa. No, è scappato proprio in qua. Ecco. Tosta questa. Aspetta il pallet. Proprio attende proprio dalla serie. Vieni. Ha funzionato, vai, usa lo sprint burst. Rinza. Decisive. No, non ci sono decisive in questa partita. Strano. È uno. Ora faranno un altro gen. Un altro gen di sicuro. Sono andati dall'altra parte della mappa. Potrebbero far scattare qualche cosa. Qualche trappola. Rinza, arunza, quando la stappi ti si sdunza. Me l'aspettavo, me l'aspettavo il gen. Secondo me torna qualcuno qua per salvare. Vedi. Vai. Ora andranno a salvare quello. Vedi. Sapevo io, ma che rush. E guarda che rush, aveva la torcia pure, ha spaccato la trappola. Sta che è andata via. L'altra? Madonna, ma vedi com'è possibile? Tu perdi di vista quella? Niente, mi sa che ha messo già il rip, eh. Aspetta. Madonna. Presa, però non era quella che volevo. Questa già sapevo di perderla in partenza. Perk sbagliati, cassette. Conta questi sono ex rank 1 tutti, quindi casino. C'è un altro pallet qua, poi. Rinza. Lasci già una lì. Ah, ok.
È lei quella che ha un'incinata già fatta, quindi dovrei far fuori lei. Qui hanno già finito. Bene. Lo sapevo. Era ovvio, eh. Ma più di così che devo fare? Cioè, fatemi capire. Sto Dwight mi sta poco simpatico. No, lì è rotto, mi sa, eh. No, non è rotto. Che palle, questi hanno già vinto comunque. Oh, camperi proprio. Oh, toh, prendilo. Ah, ora vanno a salvare quella. Sì, vabbè. Vabbè, ho fatto il possibile. Più di così non si può. Più di così non se può. Gli altri stanno aprendo l'altra uscita, poi andranno a salvare Dwight. Oh, quelli sono già salvati. C'è ancora una trappola là. A sto punto non c'è molto da fare. Posso arrivare a manco là. Non so se è morta, eh. Forse. Oh, senza i perk non è che fai molto. Se avessi avuto il Noed, almeno 2 kill, minimo, anche 3 si potevano fare, ma se no. Cioè, l'unico counter è il Noed a queste cose. Il ruin, diciamo. Ma se no, non è che puoi fa molto, eh. Lì è già aperto 100%. Che si fa qua? Sprint burst. Sa che ha sbagliato questa. Ma sì. Però sto uncinando, eh. Potrei anche fare il tip, anche se non muoiono necessariamente. Se muore uno e uncini tanto, puoi comunque fare il tip. È una partita dura questa, se è vista, no? Si è visto. Ah, è morto, va, posto. Ah, uno è morto, uno è schiattato. Qua ancora chiuso sta. Strano. Oh. Beh, più di così in questo contesto secondo me non si poteva fare. Non posso mettere il Noed Zazamanz perché non ce l'ho con l'hug ancora. Quindi se non ce l'ho, non ce l'ho. Vabbè, ora quella o cerca la botola o va dall'altra uscita, ma secondo me sa che sta andando dalla botola, non posso sapere dov'è. Però in questo contesto. Aspè, ho sentito
i corvi. Vai! Oddio! E invece 2 su 4 a quanto pare. Per questo è talmente greedy, no? Vuole la bossola per forza. E ci ha rimesso il culo. Ce la faccio a consegnarlo almeno? Sa di sì. Il culo lo mette io. Madonna! Dance! Vabbè, è andata bene, dai. Vedi, vedi. Che hanno lasciato, per forza. Madonna. Rip. Quello che succede se ti lasciano senza i perk giusti. Però mi sa che non ho fatto il pip lo stesso. Dai, ma come si fa? Uncinato un po' di gente. Niente. Ah, no, no, non ho fatto per uno. Perché hanno rushato, vedi, Gatekeeper ti premia per rallentare il progresso dei gen. Ma se avete la cassetta, uno come fa? Non è che vi posso lanciare una granata. Cioè, ha fatto tutto il possibile. Lo so che non ha fatto male. Infatti sono soddisfatto, considerando il loadout, la mappa, questa roba qua fa cagare. Tanatofobia, schifo. Questo fa abbastanza schifo. Questo all'uno, questo, cioè, sono perk così, giusto per, non ho niente, diciamo. Andiamo su Survivor per la rotazione adesso. Dando il brut venuto a Draco83 Ita Corlimone. Grazie a voi per il Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Malasera. Che fierezza. Nell'altra chat c'è monnezza proprio. Vabbè, io per questo ho creato 2 chat, in modo tale che ci sia una chat più ordinata per i sub, cioè, io non ho voluto levare proprio la possibilità di chattare agli altri. Se vogliono parlare tra di loro, eccetera, perché no? Però, insomma, cerco di dare priorità a chi fa il sub, non ci vedo nulla di male, considerando la quantità di messaggi anche, Cioè, io potevo capire se ero uno streamer con 100 follower live, allora magari lì sarebbe ancora gestibile. C'è tanta gente qui, ragazzi, è ovvio che dovrei dare priorità a chi fa il sub. Sembra la cosa più giusta da fare. No, però, no, è la cosa più giusta da fare, punto. Punto, cioè. Non è che... Che poi io sono anche venuto incontro a questo fatto. Hanno detto, ma c'è il modo di fare un'altra categoria? E mi hanno detto, sì, ho fatto così. Ragazzi... iFizz00, grazie anche a te. Oh, com'è vestita questa Claudette. Grazie anche a te per il Prime Sub. Si è unito anche lui all'esercito degli Ace Gamer, benvenuto. Meglio così. Vabbè, ma se no, vedi, perché almeno così, no, se uno fa il sub io cerco di rispondere il più possibile, soprattutto quando sto in lobby. Sei 2 posti sopra, uscito. Ma basta fare la gara in quel modo. Io, certo, sono contento dei risultati, ma non voglio... Cioè, non voglio flammare nessuno. Cioè, è uscito un sacco di views su YouTube, per dire. Vabbè, ragazzi. C'è Hexy che fa molto più di me, per esempio. Perché quello è addoggiato. C'è True Talent fa un botto di view. È anche bravo, abbastanza bravo. Dai, è bravo. Insomma. È meglio della only sub di YouTube. Col Prime ci può essere molta più gente. A parte quello, non è l'unica cosa. Se tu fai il sub a un canale, non vedi la pubblicità su quel canale. Su YouTube invece continuava a vedere. Vabbè che la gente usa Adblock, però, insomma, su Twitch già, insomma, è un altro paio di maniche. Sì, ma viene fuori per forza un casino, perché, cioè, uno non può stare dietro a tantissimi messaggi. Tra l'altro, alcuni messaggi troll, magari, cazzati, cioè, capito? E nel frattempo, pensate un po', sono arrivati altri 2 sub.
Grazie Mr. Magnificent 96 per il Prime Sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer e benvenuto a Sick Maxi che mi fa il Tier 1 Sub, non il Prime, e che ringrazio di cuore per questo. Benvenuto anche a te nell'esercito degli Ace Gamer e benvenuto anche a The Freak 96 e benvenuto a quello dopo e a quello dopo, è incredibile! Grazie The Freak 96, sì. Benvenuto anche a te, buonasera ragazzi, buonasera. Ora facciamo la partita di rotazione col Survivor e poi torniamo. Mi pare sia la volta di, non so, non mi ricordo, dopo la Hag che c'era dopo la Hag? Myers? Devo vedere, boh, vabbè, comunque no, non so, devo vedere chi è dopo, vabbè. Mi sa che è Leatherface, eh? Eh sì, vedi, sì, è Leatherface dopo. Col Prime dello zio Peppe. Zio Peppe. Peppe proprio. Generatore? Il generatore, eccolo là. Generatore. C'è un totem. Speriamo non sia un Myers. No, francobollo. No! E la trippa! No. E si blocca il gioco. Ma si è bloccato. Che cazzo! Si è bloccato il gioco! Cioè, avete visto? Ma perché fa così? Non so se il mio hard disk che è da cambiare, può essere. Dance? La triple si fa sentire, dai, non mi far correre così. Io ho messo bambù. Ah no, non c'è il bambuso. Non mi far correre, dai, ti prego. Non farmi correre così. Fa male alla salute, ti prego, non farlo. Brutto pezzo di... Te l'hanno mai detto che sei una merda? Te l'hanno mai detto che sei una merda? No, non riesce di gen! No! Non fatelo! Ancora, eh? Va, bisevere. Ti fa cambiare direzione. E sa, ecco, vedi. Piu-piu. Vabbè. Mi fa peweo solo a me però, va. Yes. Hai rotto le palle. Non ha fatto il dead hard. Vabbè. Baluva. Mi sa che vuole me. Mi vuol fa' baluva. Basta sto tunneling, dai. Se fa così, se va. Non mi ha fatto il dead hard. Non so perché. Non mi aveva messo la stanchezza. Non mi pare. Non c'era l'icona del cuore. Forse sai l'icona, la cosa, lo status di Hindred. La gente bisticcia. Mi dicono che la gente sta bisticciando per la chat. Ma fai il sub, qual è il problema? Io non capisco.
quando sistemerai la risoluzione? Io non la posso sistemare fin quando non sono partner. Se, non ho ancora la partnership, sono solo affiliato al momento. Ok, quello c'è per il decisive istantaneo. Bene. Dance? Mi sa che vuole me? No? No, la trippa del... No, vaffanculo. Mi ha trovato a caso, va, ha visto, mi ha trovato a caso. Ok, palle tentato qua. Ora io ho adrenalina, quindi se lo tengo... Che fa, che fa? Che animale. Quante bottiglie c'hai? Vedo nulla. No, è già rotto. Era già rotto da qualcuno. Non credo da me questa. Purtroppo m'ha preso. Ora mi camperà alla fine. Se non ha rotto sto pallet magari. Comunque, la gente non... Ecco, preciso. Se c'era quel pallet mi sarei salvato, rendi conto. Fosse stato intero l'avrei buttato giù. Adrenalina, ciao. Invece no, l'ha consumato un altro. Vabbè, il fatto è questo. Non... Aspetta. Vediamo cosa fanno. Magari c'è il Noed. No, ce l'ha. Io sono curato, ciao. Vabbè. No, ora lo salvo, non mi interessa. E questi non aprono. State aprendo, vero? Cioè, voi state già aprendo, vero? No, non sta... Cioè, cosa stanno facendo di così importante? Da non aprire la porta? No, io vorrei salvarla quella, perché... Insomma, mi dispiacerebbe lasciarla là. Ecco un altro a te. Dai ragazzi, però perché? Tutto sto casino per un pallet. Se quel pallet fosse intatto, a st'ora ci saremmo salvati tutti, perché Noed non ce l'ha. Bastava lupparlo un attimo al centro, uno apriva la porta, 0 su 4 faceva. Invece no. Ha preso me per il pallet rotto. Poi ha preso quell'altro, ha atterrato quell'altro. Ora ci manca solo che mi faccia atterrare io. Non credo. A me non mi ammazza, sicuro. Poi rimane là, va, rimane là. Vuole camperare, capito? No. Però aspetti me, no, Non vuoi aspettarmi. Che palle però, ora lo prende. Niente. No, ma non si può. Non aiutano. Peccato. Non è che può fare altro il killer, in questa situazione. Se non camperi rischi il 0 su 4. Se è verbal time io non ce l'ho. Serve il borrowed oppure dei body block fatti bene. Non posso. Fin quando... Niente. Si è fatta prendere. Fate un po' storcere il naso.
Vabbè. Mi hanno regalato le kill a questa. Ti rendi conto? Un errore così. Ma quello è amore. Ora prende quella. Cioè ha ammazzato due alla fine a gratis. Una a gratis era. Non body blocca quello, dai. Con due body block si salvava quella. Con due body block quella si salvava, ti rendi conto? E che fa? Guarda così, guarda. Guarda le mosche, cosa guarda? Cioè con quelle... Aveva già percorso una certa distanza il killer, no? Da lì a lì. Potevamo tranquillamente salvare. Due body block era fatta, no? Qua, e ora face cam, vedi? Cioè, ma perché deve essere così? Cioè, adesso sono kill regalate, sono pianto d'argento proprio. Sì, mi raccomando, fatti prendere anche te, Mi raccomando, fatti prendere. No, ma non posso far nulla. No, vedi, no, niente. Io me ne vado, questi. Tanto anche se l'aiuto, quella Claudette non interverrebbe, perché ho capito già come gioca, non è il tipo, quindi basta. Lasciamo perdere quello che ho visto. Lasciamo perdere quello che ho visto. Andiamo via, lasciamo stare, lasciamo perdere. Dai, non è successo nulla, dai, basta. No, non è possibile, cioè Endgame si sono fatti ammazzare tutti con la porta aperta senza Noed. Cioè, non lo so io. Io non lo so, è incommentabile questa roba qua. È incommentabile. Non aveva manco i perk buoni il killer. Cioè, non lo so. Come fa a succedere una cosa simile? Come fa a succedere? No, non è possibile sta roba. Io queste cose ne posso vedere. Ma il killer non è che è nabbo. Cioè, se le porte sono aperte, il killer che deve fa? Deve andare via dall'uncino, che deve fa? Non lo so, guarda. Non è che può fare molto, il killer. No, lì è un problema di sopravvissuti, altro che lasciamo perdere. Finalmente qualche add-on decente. Siamo questi. Noed per forza. No, il Morion lo voglio mettere ora però. Non lo voglio mettere perché... Ora Leatherface fa schifo rispetto ad altri killer, oh? Ok, fa abbastanza cacare però. Serviva Bamboozle che non ho. Serve Air Bamboozle che io non ho. Chili, sì, ok, ma il Ruin scoppia subito, è lì tanto per come mascotte, così. Questo è il perk mascotte, tanto scoppia subito, non serve a nulla. Cioè serve, ma non cioè per 10 secondi, 15 secondi. Mettiamo, ma potrei mettere Luce Morente forse. Se no lascio il Chili e basta. Proviamo così. Benvenuto Laura Baby, Leonardo Tischio, Zion 94, Stefano C86, Simo 17.000, no, madonna, questi numeri però. E grazie a Simo per il Prime Sub, Stefano per il Prime Sub, Zion 94 e Leonardo Tesco per il Prime Sub e Laura Baby per il Prime Sub. Benvenuti a tutti quanti nell'esercito degli Aids Gamer. Buonasera a tutti. Grazie, veramente, di cuore. Siamo... è assurdo. Ora, mi stanno parlando, mi ha detto Cristina riguardo la chat, che effettivamente c'è un po' di casino, visto che cioè, è difficile controllare due chat contemporaneamente. Non è facile, no? Allora, facciamo una cosa.
Faccio una cosa. Al momento unisco le chat, va? Perché dicono che c'è troppo casino se le separo, ok? Quindi adesso sto per unire le chat come prima, sarà come prima, stanza unica. Però comunque è ovvio che do priorità alle richieste e domande dei sub, ok? Comunque sia, ma anche per tenere sotto controllo la situazione generale. Spero apprezziate lo sforzo. Lo so, tutti a dire no, no. E giustamente i sub ora gli girare le palle perché dicono... avevamo la chat esclusiva. Non so che fa, perché poi dall'altra parte succede il casino. Si sono create due parti che si insultano a vicenda. Ma ragazzi, cosa c'è da insultare, scusa? No, aspetta. Cioè, io non capisco il rompere i coglioni, cioè ognuno fa quello che vuole con i propri stream, eh? Non è che dovete venire a sindacare, è giusto o sbagliato, è quello che è, se non ti va bene via, cambi stream e te ne vai, perché se c'è un motivo, no, che dici ok, questa cosa a me non va bene, non mi va assolutamente bene, non ti va bene, via, cioè qual è il problema? Non capisco. Ma poi, scusa, uno non può avere una chat per i sub, c'è vietato. Su YouTube, ora vogliamo parlarne, su YouTube c'era la chat solo sub, no? Io ora la metto due stanze, sub e non sub, no, non gli va bene. Ora, chi insulta si becca il ban permanente, basta, perché mi dice Cristina che c'è chi insulta, io non ho visto nulla ancora, però se la gente deve insultare, allora guarda, per me può andare a fanculo, perché, cioè, che senso ha insultare? Insultare per cosa poi? Perché uno fa un sub, ma cioè... Non lo so, veramente pazzesco. Cioè, queste cose possono succedere solo nella mia... Io vi dico solo che certe cose non le ho mai viste nelle live altrui. Mai viste queste cose. Io queste cose non le ho mai viste prima. Da altri streamer, queste robe qua che... Questo dove è andato? Sa che è tornato indietro, sì. E si nasconde, capito? Oh, finalmente. Dai. Vai, abbiamo preso il vecchio. Inizio. Ma c'ha il decisive. Un vecchietto col decisive. Mannaggia lui, guarda. Sto decisive. Vieni, però se ti prendo poi che fai? Piangi pure. Cioè, per dire, vieni, sono venuto, sono arrivato, non è che... Ma, che fa, si scollega ora? Boh. Chi fa così di solito, Mo. No, basta lamentarsi, cioè al posto di lamentarti, lamentati con le azioni andandotene via e basta. Cioè se tu sei qui perché vuoi la... Non lo so, non ti va bene che ci siano due chat, oh. Meglio due che una, no? Cioè su YouTube c'era una chat sola, E lì nessuno rompeva le palle perché non poteva rompere le palle, capito il discorso qual è? Hai sbagliato. Mossa sbagliata. Già due gen. C'è già due gen, Meno male che c'ho il Noed, perché qui... Ora mi distraggo pure per questi discorsi del cavolo. Quello è un altro problema. Ah, poi è pure la mappa dei pallet, che bello. La mappa piena di cacca, di pallet. Ciao. Ma queste cose così in te non le farei senza sprint burst, Se non hai sprint burst, non fare così, Quentin, che ti becco con l'Etherface, Non è una cosa da fa contro sto killer. Che cavolo. Stanno lì. Ha sbagliato la cura, mi sa. O il gen, non lo so. Ah no, perché c'è il ruin, per quello ha sbagliato.
andato di là. Ecco. Ho sbagliato direzione. Questo è scarso. Cioè, c'era il pallet là, non va il pallet. Non l'ha visto, non lo so. È non vedente forse. Ok. Possibile rage quit. No. No, no. Però non si divincola nemmeno questo, eh. Vediamo, c'ho ancora il Noed. Due gen fatti. Questo è il secondo uncino. Quello è ancora la finigen. Lo vedo da qui. Ti vedo, eh. Vedi, vedi. T'ho visto, sai. Anche questo al secondo uncino se lo prendo. Il Decisive l'ha già usato. Quelli altri stanno rushando perché non stanno salvando. Ora l'hanno salvato. Sta andando verso i pallet, eh. Non è proprio stupido stupido. Ok, una partita dove il ruin dura il giusto. È durato un po' il giusto. Si allontana dal pa... non loopa. Ma quello è morto, andiamo da lui. Preso. Ho visto anche Meg. C'è lo sprint questa. Ah, ma questo è più bravo, vedi. Aia. No, atterraggio bilanciato. Che culo. Ok. Perfetto. Inciniamo questo, va. Non c'ha dead art quello. Che falli. Cioè invece di fare i gemmi guarda così. Sa che ha fatto il giro, vedi. Presa. Ora quella deve andare a curarsi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma che cacchio? Ma serio? Cioè, dove? Come fanno a... Boh. Non ho sentito il minimo verso. Niente, niente lamentino, niente, zero. Se non ha volontà di ferro è strano, eh. Niente, proprio, zero. Cioè, non si è sentito fiatare minimamente. Però sbaglia a seguire questa. Questa sta ancora a zero uncini, capito? Fregata. Edard. No. Ho sbagliato, diciamo, perché sta a zero uncini questa. Non è ideale uncinarla, però vabbè, lei c'era. Al vecchio manca un uncino, mi pare. O no? No, a Claudette. Che questa sta lì. Stanno per finire, però. Leatherface è lento, vedi? Vedi quanto è lento. Tipo un grullo face. Ah, va, 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 quella è morta. Questa è morta. Questo comunque è l'anello debole della squadra, eh. Non conosce bene i loop, sbaglia. Non va neanche alla finestra. Ma quanto è cariato questo? Ma questo è cariato, va manco alla finestra. Vabbè. Mazziamolo. Mazziamo quello. Vai, vai, bene, bene, bene. Sgamato anche Quentin. Sta per finire. Ma che questa è morta? Gli altri sono laggiù. Questo vuole finire gen, eh. Stare accampato qua da qualche parte. Secondo me torna lì, eh.
C'hanno ancora un po' di da fare, però. C'hanno ancora un po' da fare. Ora finirà quello, probabilmente. Ora qua sta avviato un po', eh. Oh, madonna, che è lato morto, là. Bestia. Ora mi sa che non faccio neanche in tempo a tornare lì, che lo finisce Quentin. Però almeno, pure che lo finisce, ho il tempo per cessare. No, ancora non l'ha toccato il gen, l'ha lasciato. Visto qualcuno. O sbaglio. Urban Invasion. Dove Cristo sono? Cioè già in tre cominciano a camperare, eh. Non sono neanche in due. Di solito iniziano a farlo in due, ma questi già in tre. Gli è venuta la cacarella un po'. È venuta un po' di cacarella. Qua? Dai Quentin, impossibile che non ti interessa sto gen, no. Non ti interessa proprio. Ah bravo, va. Bravo, bravo. E bravo il nostro Quentin. Ah, si butta dal coso. No. Bravo, buttati. Pallet c'è ancora. Ora non c'è più. Quegli altri faranno il gen. Questo è già rotto. Ciao. Sbagliato tasto. Ah, che palle. Vabbè. Rotti i coglioni. Sai com'è? Due gen al volo. Comunque mi sa che mettiamo la chat solo sub. Perché io sono seguito da tanta gente per bene. Come ho avuto occasione di incontrare ad Arezzo anche. Gente veramente, veramente per bene. E quando li incontro ci faccio una chiacchierata bella lunga. Sugli anni passati insieme, si intende video, eccetera, stream. E sono tante le persone che mi apprezzano e sono contento. È una fortuna, cioè, addirittura c'è uno dei miei fan, diciamo, che mi sta aiutando a trovare casa. Cioè, c'è tanta gente per bene, no? Poi però, cosa succede? C'è anche gente del cazzo. Ma non è che... È proprio un dato di fatto, quando sei seguito, per ogni fan, che per ogni 100 fan che hai 5-6 hater, capito? O comunque gente che vuole pretendere, rompere le scatole, è prepotente. Quindi io non so proprio come fare, cioè sembra che non ci sia soluzione che mettere la chat solo sub, perché se ci deve essere immondizia, no? A sto punto... Vai, mori. A questo punto io metto la chat sullo sub, perché la gente normale il sub te lo dà e basta, perché ti apprezza, punto. Cioè, non è che sono 20.000 euro al mese, eh. È una cifra che sinceramente, cioè... Ora non voglio dire che sia poco, però io come faccio? Se no, io come faccio? Cioè, devo sopportare una chat piena di merda, di gente che insulta, che cerca di fare guerra con chi vuole sostenermi o cioè con chi decide di fare una determinata cosa, cioè... Dà fastidio, è una situazione che io non voglio sul canale. Chi è che vuole queste situazioni sul proprio canale? Cioè io ho provato l'alternativa, ragazzi, l'avete visto tutti. Io ho provato a dire va bene, proviamo la chat aperta, proviamo a far così, non funziona, non si riesce. Non si riesce ad avere una situazione in cui c'è la normalità. C'è sempre qualcuno che rompe i coglioni. Ho visto anche, mi ha detto Cristina, che c'è un elemento che è stato bannato e si sta facendo altri account a manetta, capito? Se tu metti la chat sullo sub, non può farlo, cioè, capito cosa voglio dire? Questo è più bravo, devo dire. Questo qui con Meg è un bravo survivor. È molto bravo questo. Cioè, rispetto agli altri è come il giorno e la notte, vi dico la verità. Guarda, chiusa parentesi. Infatti, ora cosa succede? I sub mi danno tutti ragione, gli altri no, hai torto. Vabbè, ho torto. Intanto, chi mi segue, chi fa il sub mi dà ragione, chissà perché. Cioè, non è una questione di soldi, è proprio che non si riesce ad avere un ambiente che non sia velenoso.
Non c'aveva adrenalina, strano. Vabbè, ci muori sicuro. Penso. Hai sbagliato, vai. L'errore è stato fatto, GG. No, però era bravo sto survivor, era bravo, abbastanza bravo. Mettiamolo nel basement, va. Anche se potrebbe avere il decisive, non è detto niente. No, non c'è il basement qua, magnifico. Non c'è il basement. Niente decisive. Vabbè, bravo, dai, questo lo dico. Ma io quando noto survivor capaci, lo dico. Quando noto gente, è laggiù, l'ho visto col porcini. Quando noto gente scarsa, lo dico. Ha rotto il no ed è tanto non mi serve più. Cioè, certo, poteva servire per te, ma ormai o mi raggiri e la salvi, buona fortuna. Secondo me non lo fai perché sei scarso, poi non lo so, Vediamo se prova. Potrebbe, perché magari pensa, vabbè, ho rotto il Noid. Vediamo, dai, vediamo. Non credo però. Secondo me non ce la famo anche in tempo ad arrivare. Devo stare attento al borrow time. Io non te la do. Ah, è uscito. Vabbè, GG. Mappa piena di pallet, perché Blood Lodge è la mappa di Auto Wreckers con più pallet, però 3 su 4. E il Noid neanche l'ho sfruttato. Non ho neanche sfruttato il Noid, cioè. È comparso e scoppiato subito, basta. Quel survivor era bravo. Gli altri due, gli altri tre meno, ma GG. Sì, la botola sotto l'uncinata, ma tanto non serviva a niente. Tanto non serviva a niente. 29.000 punti, dai, buono, dai, come punteggio normale. Però vedi, il Noid, cioè, poteva essere utile, ma in questo caso non lo è stato per niente. Allora, vedi, è così, la questione è questa, cioè, come fai a risolvere la situazione? Se io metto la chat solo sub, ora è chiaro che magari qualcuno gli gira, però, boh, io posso capire se sei uno spettatore occasionale, no, dici, vabbè, non me ne frega, ma... Ma se uno mi segue spesso, non vedo il problema di fare un sub. Cioè, perché il prezzo di non avere la chat solo sub è avere l'immondizia in chat. Cioè, tra i messaggi normali, costruttivi, c'è anche l'insulto becero. Io non lo voglio l'insulto becero. Grazie Dargen D per l'euro, grazie della donazione, anche se me l'hai mandata 19 minuti fa, ma mi sa che ero in partita. Ma la sera Zeb, in ritardo, ma sempre pronto ad offrire un caffè serale allo youtuber più fiero. Youtuber barra streamer, ora. Twitcher, come che si dice? 1380 spettatori alle 23.42 senza webcam. Sì, ma infatti, guarda, qui lagga. Quando mi sposto di casa ci sarà la cam in tutte le live. In tutte le live. Capito? Grazie Dargen. Poi devo dare il benvenuto a Seba Rossi, Z Giorgia, Alex 93 per il Prime Sub. Grazie mille del Prime Sub, ragazzi. Benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Vedi, cioè, molti fanno il Prime Sub perché comunque avevano già il Prime. Cioè, sottolineo, avevano già il Prime e l'hanno fatto. Cioè, qual è il problema? Lo fanno tutti. Allora. No, io ho detto, guarda, per me si può provare a mettere solo sub, se deve essere così incasinato. Perché sennò che si fa, si banna, cioè. Ah, mi sa che ha già impostato solo sub la chat. Ok, allora. Ok, mi sa che posso eliminare sta stanza. Ok, ragazzi, ora c'è una chat sola come su YouTube, perché vedi, è così, cioè non puoi fare diversamente. Non puoi, ho provato, ho fallito, ho detto vabbè, proviamo a fare.
proviamo a far partecipare tutti, anche non ha il sub, vabbè, non importa. Magari non si comporta male, non è che se uno non ha il sub si comporta male, e invece oh, cioè se, cioè, non so che fa, è così e basta, è così e basta. Poi comunque c'è gente, no, pure, che non ha neanche la coroncina del Prime, che ha fatto solo il sub e basta, capito? Non è che posso fare i miracoli. Se la gente insulta e si fa 3000 account, io non è che posso stare a mettere un moderatore che banna una persona ogni 10 minuti, ogni 5 minuti, ban. Ho fatto la rinzarunza ai non sa. Ma non è che... Cioè, uno è libero di seguire la live, però se uno vuole chattare... Siccome c'è gente che rompe le palle, non è proprio possibile. A me dispiace, perché... Io ho dato l'occasione alla gente di essere civile, ma non molti non lo... Alcuni sono civili, ma purtroppo per quei 20-30 che non lo sono rovinano tutto, è così. Abbiamo impostato la cosa come YouTube, quindi... non ho la cam perché ancora non ho fatto il trasloco, c'è casino. C'è il dottor Frizzino, ma... C'è il dottor il Bruzzino. No. Mi prende. No, ma lasciate, ok. Perché c'è la pazzia, forse. Sì, è laggiù, lo vedo. Sera Warcraft Man. Sì, abbiamo messo... siamo stati costretti a mettere la chat solo sub. Costretti proprio, con la forza. Da una parte mi dispiace. Non è vero che ti dispiace. Tu pensa ai soldi. Si stava tanto bene con gli insulti, con gli account fake, che si stava tanto bene a bisticciare. Si stava tanto bene, no? Dai, vaffanculo, per favore, cioè. Non si può, cioè la gente proprio non vuole capire. A quanti sub sono arrivato? Guarda, sinceramente non lo so, perché se ha sabbato talmente tanta gente che dovrei ricontrollare. Non ce l'ho il dato davanti. Madonna. Davanti al muso il gen. Incrudelito. Dai, forza, un altro, giù, un altro subito. Un altro gen, dai, veloce. Facciamo questa. Che bello il Frizzino che smandibola. No, lo skill check in alto. Grazie per i 50 bit. Fancioro 95. Che è, viene qua? No, sta dietro quell'altro. Sta dietro a quello. Vai, luppa. Vai, continua a luppare così. No, m'ha preso. Ha lasciato stare. C'è il battito fisso a pazzia 3, quindi non so esattamente dov'è fin quando non faccio lo snap out of it. E dai. A posto. C'è un altro gen là. Ma quasi vado a fa' quello. Grazie Black Flash 89 per i 2 euro. Ti ringrazio per questa gentile donazione. Sera Zeb 89 e buona live. Quando fai killer dopo potresti dedicarmi un Benz? Anche più di uno. Mi sa che il prossimo è... Madonna, il prossimo dopo Leatherface chi è? Ora vedo chi è. Forse il dottor Frizzino? Mi sa che è proprio lui, Non ne sono sicuro però. Provo, perché comunque è fuori meta, dottor Frizzino. Farò del mio meglio. Proviamo a rushare questo.
Non so quanti pallet sono rimasti nella mappa adesso. È accesato un po'. Lì vedo un pallet, per esempio. Vieni ad aiutarmi, sì. Vieni. Aiuto. Ah, grazie Fancioro poi per i 50 bit di prima. Aveva scritto Musunoro Gozzi, un po' di contegno. Un po' di contegno si spera. Io spero in un po' di contegno. Infatti adesso c'è un po' di contegno perché c'è la Ciazzo lo sa, capito? Per quello c'è un po' di contegno, se no non ci sarebbe stato, secondo me. Comunque valuteremo la cosa. Ora metto solo sub, poi valutiamo bene magari cosa si può fare in merito per venire incontro alla cosa. Cioè, ci ragionerò ancora un po', capito? Ora in via provvisoria faccio così, poi decido se lasciare le cose così, se cambiare, non lo so, devo pensarci un po'. Devo rifletterci un po', devo parlare con altra gente, vedere un po' se c'è un modo, se c'è un modo per mitizzare sto fatto. Se no qua si stunza tutto. Ora dopo sta partita ringrazio i sub, vediamo. Quello è andato giù, cioè, l'ha usato il decisive. Non so se l'ha usato, sì, lo sta facendo il juggling, vedi? Sta cercando di portare. È quell'altro. Aspetta adesso, perché io ho già capito questo è successo. Uno ha provato a body bloccare l'uncino, no? No, dai. Caccia le mosche. Caccia le mosche. Cacciale di nuovo le mosche, dai. No, non l'ha cacciate. Cattivo. Vai. Contento? Nel muso. Cazzato. Vuole smusare. C'è un altro pallet qua. Ora vuole me. Fate il gen, ragazzi, fatelo, dai. Fate il gen. Fate il gen perché se no mi fa rinzarunza. Ah no, vuole Bloodlust. Fate il gen se no mi fa a rinza. Dai. Non c'è il pallet qua, mi sa. Ah no, c'è, bene. Quanti pallet ha mangiato? Dai, lasciami perdere. Noed, vai, lo sapevo, puzzava, no? Di Noed. E ora che fa? Va all'uscita? L'alza? Potrebbe... ecco, lo sapevo io. Noeddino. Fetente proprio. Vai bene! Bene! Attento che ti si sdunza! Attento che ti si sdunza la rinzarunza! Ho incazzato! Proprio qua, qua. Guarda, attento che ti si sdunza la runzarinza poi, Io te lo dico, Poi quando si sdunza è un casino poi, Avranno aperto l'uscita, dici? Oh sì, madonna, ragazzi! Me ne vado? Madonna, lo vedo abbastanza tenebroso, Non so voi, ma lo vedo abbastanza tenebroso. C'è un umore che secondo me, guarda, non è uguali. Non ho neanche usato il pallet lì, ho loopato la finestra e basta. Ed è riuscita. Madonna, ti ho cazzato nero! Ti immagini parte il nervo.
L'ho mandata Calbenzano. Cavetto? No, niente Cavetto. Pensavo Cavetto perché l'ho visto abbastanza incazzato alla fine. Però niente Cavetto. Vabbè, almeno non l'ha tirato, dai. Niente lag switch, niente Cavetto. Aveva anche la don migliore del dottore. Noed. Monitoring abuse al 2. Sì. Quello che ti aspetteresti dal classico dottore, insomma. Grazie del cheer, Black Flash 89. Grazie per i 200 bit. La tifoseria è forte oggi, eh. È forte. Allora. È arrivato il turno di... È arrivato il turno di... Il dottor Frizzino! Forse con i bot Zeb, se ci sono su Twitch. Cosa vuol dire? Boh, è proprio incrudelito il killer, sì. No, io i bot non mi fanno schifo, mai usati, perché non mi servono. Allora, devo ringraziare Vultum. No, Vuitum Gameplayer 712. The 8 Mafia CEO. Grazie a voi tre per il Prime Sub e benvenuti nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il Prime Sub. E poi c'è di 8. No, c'è Fanciolo 95 con il Tier 1 Sub. Grazie e benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ho detto Sebarossi, benvenuto e grazie del Prime. E lo dico comunque perché non sono sicuro. Benvenuto Sebarossi e grazie per il Prime Sub. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Prendiamo vocazione al 3. Prendiamo il frizzino alla capoccia. Questo. Vediamo un po' cos'ho. Vediamo un po'. Io voglio questo. E poi voglio. Sai cosa voglio io? A parte vincere. Ce l'ho. E poi gli occhiali voglio, sì. Proviamo sta mappa. Proviamo questa mappa col Noed. Con Noed dici? Sì, dai. Frizzino incoming, ragazzi! Frizzino! Di Frizzino? Scusa se fallo così, ma posso chiudere la bocca? Sì, è così. Cosa fa la donna rosa dello scacco? Leggiamolo insieme, mamma mia! Ricevono un malus a caso, o sentono sempre il battito cardiaco anche se il dottore non è vicino, o crea i pallet finti, mi sembra. Crea la luce rossa dietro la schiena del survivor finto per confondere. Metti lo stato di esausto, quindi non possono fare lo sprint o il dead hard. Si vedono le illusioni del dottore in giro per confondere, no? Cioè, l'omino finto del killer. Eh sì, illusionary pallets anche, i pallet finti. Sì, fa un sacco di effetti a random. 1221 fierissima, mezzanotte, ragazzi, mezzanotte ancora qui a Benzen Benzen. Benvenuto Dami Kratos nell'esercito degli Ace Gamer e grazie per il Prime Sub, eh. Lo apprezzo. Ti piace il frizzino? Tra una chiappa e l'altra, vriu, e lo svalvola proprio. Non ho messo il Mori anche se potevo. Pensa un po' quanto sono generoso. Ho voluto esagerare. Eh sì, ho voluto esagerare. Zeb ci tiene svegli, sì, ma fino a un certo punto, perché anche io poi mi devo riposare. Io non vedo l'ora che arrivi metà settembre, dove ci sarà sempre la cam. Perché poi i giochi quelli belli, no? Quelli single player, gli altri, li voglio portare con la cam, capito? Li sto un po' mettendo da parte per tempi migliori, sai, agosto un po' lento. Un po' lento in generale, sai. Vai, frizzino mode. Abbiamo messo il frizzino mode. Ci fischiate? Dalf? Aha!
Adesso ti aggrappo le palle. Davido! Brava, volta da finestra. Non servirà molto. Dove pensi di un'altra finestra? Get hard? Lodans! Come ti permetti? Fai il generatore mentre sta trasportando qualcuno? Eh? Madonna! Presa! Scherziamo i generatori, no? Non puoi! Che bella pelata! Come ti permetti di guardarmi? Madonna, ragazzi! Non mi triggerare, mi raccomando. Ora vado a salvarla. No? Camperiamo un po'. Questo sarebbe i friends, eh. Ci tengono. Un po' di legna per l'inverno. C'è ancora il ruine, da fastidio. No, qua come bercia. Perfetto. L'ho vista andare di qua. È andata proprio in diagonale di qui, vedi, vedi? Ah! Oops! Ah! Hai calcolato male la direzione. Beh? Già morta, l'hanno lasciata marcire al secondo stadio. Che bello! A mio vantaggio, ragazzi. L'ho vista, sai, eh? Abbiamo una bella ossessione. La vedi sta mano? Gli strizzo le palle in questa maniera. Za, za, altro che schiaccianoci. Non puoi scavalcare. Ma quanto sei brava, hai usato un detard. Beccati un frizzino. Oops. Vai. Dance. Ancora 5 generatori, ragazzi. Bravo. Scollegati. Scollegati. Ti devi scollegare. Vedo una sagoma. Interessante. Guarda che con 5 generatori la botola non compare, eh. Io non so che piano hanno, non hanno fatto gen. Rage quit. Boh. Roba da frizzino. Boh. Dwight, manchi solo tu alla festa? Qua. Come sa che lì è? Eccolo! No! Quello sta pensando no. Hai sbagliato, Dwight. Adesso crepa. Come ti permetti? Vizzi. Livello 3 pazzia. Arruzza. Vaffanculo.
Dance? Niente pallet! Niente pallet! Mi dispiace! Ah, non lo è! Anzi! Ah, cazzato! Dance? Però devo dire che sei abbastanza fortunato. Ma non abbastanza. Dance? Che bello il dottore quando sai dove sono i cadaveri. Ma questo è finto. Era finto. A volte, ragazzi, riesco perfino a confondere me stesso, sai com'è? Ding! No! Ragazzi, siamo arrivati in fondo anche a questa live. Mezzanotte 6. GG 4 su 4, rage quit, pochi punti, in modo sbombolati. Allora, cosa cambia tra uncino rosso, giallo e azzurro? Azzurro dà più punti perché è l'uncino dell'evento estivo, Scorching Summer Barbecue. Ma ho già farmato i requisiti, quindi ho sbloccato il cosmetico, ma è un uncino speciale che normalmente non c'è. Rosso è quando uno è già uncinato, capito? Ragazzi, io vi ringrazio di cuore per tutto il sostegno assurdo di questa live, per le presenze, e mi vorrei anche un attimino scusare, ma spiegare il fatto del cambiamento della chat. Non è perché io so che c'è anche gente seria, no, che non ha fatto il sub, non è che ora se non hai fatto il sub sei uno che non per cazzo, no, non è così, però purtroppo dovete capire, proprio tu che sei serio, no? Tu che ci arrivi, no? Devi capire che la situazione implica questa cosa, forza questa cosa, cioè quindi io devo fare questo cambiamento, non è che voglio, non è, devo, ci ho provato, non ci sono riuscito ad ottenere una situazione tollerabile, quindi io spero tu capisca, e se ritieni i miei stream meritevoli del sub lo farai, se no accetto la tua decisione e niente, capito? Cioè, io questo posso dire, senza insomma aizzare nessuno, ok? Dopotutto è sempre stato così su Twitch, su YouTube, è sempre stato così. Yeah. Notte a tutti, io vi auguro una buona serata, buona nottata per chi continua a giocare, a fare altro, a guardarsi qualcosa, serie TV, cioè la gente non necessariamente adesso va a letto, c'è chi mangerà un piatto di qualcosa, c'è chi farà altro, però qualunque cosa facciate, serena notte. A proposito di gente che dice grazie alle tue live la giornata, la serata migliora, mi fa molto piacere veramente leggere certi messaggi di supporto. Ora l'ho spiegato anche in apertura, ora sono ancora road to partner perché ho l'affiliazione con Twitch ma non ancora la partner, dovrebbero mancare altre due live, quindi entro due live, se tutto va bene, avrò la partner completa, quindi ci sarà anche il fatto di poter cambiare la definizione, no, dello streaming, magari chi segue da cellulare, magari in ferie, prende male, non vuole consumare troppi mega, troppi giga, non so, per qualsiasi motivo, no, sarà possibile tramite la partner abbassare la definizione dello stream, anche se comunque si vedrebbe peggio nel caso, ovviamente, però ci sarà poi questa possibilità, oltre ad altre novità, insomma, il partner ha accesso ad altre cose. Grazie ancora, veramente, e noi ci becchiamo al prossimo stream. Ciao. Anzi, vi devo dire l'ultima cosa, vi lascio con un mio collaboratore che anche lui streama e fa altri tipi di giochi, ma qualcuno potrebbe trovarlo interessante. Poi deciderete voi, si chiama Naruto 9 Code. Con questo vi saluto e ci becchiamo alla prossima.